già tutti Benvenuti o bentornati al nostro annuale appuntamento con Garivo Network, um, un network che raccoglie tante realtà: tutti i giardini che sono nati negli anni eh, grazie a Garivo, ma anche autonomamente eh, sulla spinta della, della legge per la giornata dei giusti dell'umanità e tutti gli insegnanti, le associazioni, le persone che ci hanno seguito in questi anni o che hanno appena cominciato a seguirci per diffondere eh, insieme il messaggio dei giusti. Eh, prima di cominciare. Giusto qualche annotazione tecnica. Noi siamo in diretta eh, qui dal, dalla struttura del, del Teatro Franco Parenti di Milano, purtroppo non possiamo ancora accogliervi tutti quanti e davvero non vediamo l'ora di poter tornare insieme eh, in presenza come, come facevamo prima di, di tutto questo periodo. Um, chi ci sta seguendo su Zoom eh, avrà appunto vedrà che stiamo utilizzando Zoom in modalità webinar e questo vuol dire che eh, solamente l'audio del del teatro, quindi di questa sala sarà attivato, la chat sarà disattivata. Ma per porre le domande ai relatori al termine di ogni intervento, sarà possibile utilizzare lo strumento del QA in basso a destra sulla vostra schermata. Eh, lo stesso varrà poi per chi invece ci sta seguendo su YouTube: sarà possibile commentare sotto la diretta al termine degli interventi. Poi noi raccoglieremo le, le domande e le faremo eh, appunto alla fine in un momento eh, dedicato. Per qualsiasi eh, esigenza di audio, di connessione o qualsiasi domanda, potete quindi scriverci eh, alla nostra mail networkchiozzolagarivo.net. Prima di cominciare con eh, gli interventi della giornata, eh, lascerei il, il primo saluto alla, alla padrona di casa, oserei dire Andrea Rusciamma. Prego. No, più che i saluti della padrona di casa. Voglio dire questo, ho imparato da Edoardo De Filippo che ogni luogo ha o non ha gli spiritelli buoni. Allora, siccome io sono grata al fatto che dal 98 che la parola di Gabriele Nissim, prima ancora che esistesse, o perlomeno prima che io seguissi Garibo, chiedevo prima a lui le date, diciamo partiamo da, dal primo incontro: poi c'è stato il Gulag, poi c'è stato Pescev, poi c'è stato la giornata dei giusti che è stata decisa in una sala allora io penso che devo dire grazie perché questi luoghi quasi tutti siamo stati in caffè rouge siamo stati nella sala grande siamo stati di là abbiamo fatto uno spettacolo ogni sala ha avuto la parola di un esempio di come appunto la, il gesto giusto può essere un esempio un modello da seguire io spero di averlo capito? E dopo i passaggi della parola di Gabriele e di Garivo di fare sempre meglio. Questo volevo dire. Grazie. Grazie, grazie mille André così come il Teatro Franco Parenti è un luogo centrale e sicuramente che abbiamo molto a cuore per le nostre attività, lo è naturalmente la città di Milano. Eh, per portarci il, il saluto del Comune di Milano abbiamo qui oggi il dottor Mario Vanni, eh, capo di gabinetto del, del Sindaco di Milano e salutiamo anche presente in sala la Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Elena Buscemi. Prego. Buongiorno a tutti, è per me un grande piacere portare qua il saluto a nome della città, del sindaco che eh, diciamo, porta il suo saluto e conferma il suo massimo impegno e vicinanza a Garivo. Noi siamo orgogliosi di Garivo prima di tutto, è stato un sogno che, che Gabriele e tanti amici qui presenti hanno coltivato molto tempo fa, nato dal cuore come, come spesso è sui temi della memoria. Eh, diciamo, noi ci occupiamo di tante cose, vedo qua Elena Buscemi, la Presidente del Consiglio con cui lavoriamo insieme, ma quando si parla di memoria si parla di un qualcosa che richiama la, la ragione fondante del nostro agire, la, la ragione ultima per cui ha senso l'impegno politico, l'impegno nelle istituzioni, ricordarci da dove veniamo, ricordarci che cosa è accaduto in passato e fare in modo che questo qualcosa si trasmetta perché le cose possano andare sempre meglio e, 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 e nulla vada perduto di quello che di buono eh, è avvenuto e delle tragedie che abbiamo avuto alle spalle affinché mai più eh, possano ricapitare eh, mi piace ricordare che Garivo l'idea è nata proprio nel 2003 a Milano eh, è stato un lunghissimo percorso quello che ha portato a realizzare il giardino dei giusti a Montestella e mi piace ricordare che siamo stati proprio noi nella scorsa consigliatura a riuscire ad arrivare a compimento di questo progetto, superando tante, tante criticità. Eh, ma questo progetto che abbiamo fortemente voluto eh, ha oggi consentito di fare da esempio, da esempio osservato da tutti. Oggi nel mondo ci sono più di 150 giardini eh, dei Giusti ed è diventato e sta diventando sempre più uno dei grandi luoghi della memoria di Milano, eh, insieme ovviamente al Memoriale della Shoah al Binario 21, altro luogo. Eh, che tutti sentiamo come ormai parte fondante della coscienza collettiva della nostra città, che non vuole dimenticare mai quello che è accaduto, così come tanti luoghi legati alla resistenza, Piazzale Loreto, la Casa della Memoria. Nello scorso mandato, eh, forti di questa consapevolezza che sentiamo dentro di noi, il sindaco in primis e, e tutti noi abbiamo voluto investire tanto sulla memoria, sempre di più. Abbiamo creato un palinsesto apposta che si chiama Milano è Memoria. C'è qua anche Luca Gibellini che lo ha coordinato per tutto lo scorso mandato, e su cui stiamo investendo sempre di più. Eh, è inutile che sto qua a fare l'elenco delle tante cose fatte, però mi piace ricordare che alcuni traguardi abbiamo introdotto una, un bando annuale di contributi per le associazioni, che anche Garivo ha potuto ottenere per, per diciamo, stimolare stimolare progetti e stimolare un po' la creatività e far la creatività nel come trasmettere la memoria in modo che i valori sono antichi e sono sempre gli stessi ma gli strumenti per diffonderli devono aggiornarsi, non devono mai rimanere rituali, devono parlare alle giovani generazioni e quindi in questo percorso abbiamo investito sempre di più, abbiamo reso diciamo, la memoria un, un vero e proprio palinsesto e anche addirittura un'articolazione organizzativa no, del comune con persone a questo deputate, tanto c'è ancora da fare Alcuni piccoli passi, mi piace ricordare che dopo tanti anni abbiamo dedicato una via al comandante Giovanni Pesce, medaglia d'oro al valor militare, che alcuni di noi hanno avuto anche l'onore di conoscere prima che passasse a miglior vita, e però al tempo stesso abbiamo, siamo riusciti, dopo tanti anni, per esempio, eh, a realizzare in Piazza della Repubblica, quella che fu Piazza Fiume, eh, questo monumento con cui ricordiamo tutti i martiri delle foibe e gli esuli. Dell'Istria e della Dalmazia di Fiume, e anche questo è stato un passo molto importante che, se vogliamo, anche le amministrazioni precedenti non erano in qualche modo riuscite a portare a compimento perché ancora si agiva in un clima in cui non, non si era pronti a riconoscere la memoria come un patrimonio condiviso da tutti. No? E se posso raccontarvi un piccolo aneddoto che mi fa molto piacere. Non vorrei rubarvi tempo. Quando abbiamo fatto questo monumento che abbiamo veramente fortemente voluto, perché era un modo per in qualche modo chiudere una ferita, cercare di chiudere una ferita che da tanti anni sanguinava, questo fatto che a Milano non esisteva un luogo dove ricordare i martiri delle foibe. Tanti ci hanno detto: eh, adesso verrà imbrattato, inizierà la guerra gli uni contro gli altri. Noi abbiamo detto: secondo noi, se arriviamo a questo monumento tutti insieme non nelle polemiche, ma nello spirito del, unitario, di avere la forza di ricordare la verità per quello che è stata, al di là delle divisioni politiche. Eh, e, e facciamo veramente di questa verità una parte della nostra coscienza, ricordiamo queste persone guardando avanti. Secondo noi le, le possibilità che venga imbrattato e che qualche... Eh, persona compie gesti stupidi, si riduce bene. Passato un anno e due mesi, non è stato imbrattato. Poi, io non dico che non verrà mai imbrattato, ma intanto non è stato imbrattato. Sono sicuro che se l'avessimo fatto litigando sui giornali gli uni contro gli altri come era fino a quel momento, sarebbe stato imbrattato due sere dopo. Questo è un piccolo, grande esempio. Perché quel piccolo pezzo di terra di quella che fu Piazza Fiume per tanti, per tanti familiari, ehm, eh, ovviamente diciamo, figli, nipoti di esuli istriani eh, lo sentono un po' come un angolino delle loro terre abbandonate. No? Quindi eh, intendo dire che il percorso intrapreso eh, deve continuare su questa idea di un grande investimento sulla memoria, di una memoria vera che unisce, eh, di valori che ci possono appunto rappresentare tutti. In questo il Giardino dei Giusti e Garivo sono un esempio straordinario. Quello che vogliamo fare in futuro è investire sempre più in quel luogo, renderlo sempre più un luogo frequentato dalle scuole, dai giovani, che possano entrando in contatto con storie di persone che hanno appunto salvato vite umane, che hanno dimostrato coraggio, che hanno anteposto interessi più alti alla loro piccola esistenza. Possa questo esempio indurre riflessioni e far crescere. E quindi vorremmo che sempre più quel luogo fosse vissuto e diventasse uno dei luoghi visitati da Milano, inserendolo anche nei percorsi turistici, nelle visite proprio dei luoghi della città. Per cui io non posso che ringraziarvi tantissimo per l'impegno, confermare la nostra massima volontà a proseguire al vostro fianco e ringrazio tantissimo Gabriele che tutti sappiamo è il grandissimo ispiratore con la sua generosità e tutta la sua vita e i suoi sforzi. Ringrazio Andrei per l'ospitalità. Andiamo avanti, grazie. Grazie, grazie mille Mario. Difficilissima questa manovra. Andiamo avanti con i saluti e eh, proseguiamo eh, parlando di ehm, di Armenia, di Armenia, di genocidio armeno perché si parla di prevenzione dei genocidi, sicuramente ma naturalmente ci sono genocidi che purtroppo sono accaduti e di cui purtroppo si parla ancora, ancora poco. Lo facciamo oggi eh, insieme alla ambasciatrice della Repubblica d'Armenia in Italia Sovinar Ambarzurmian, insieme al console onorario d'armenia Pietro Cuccian. Prego. Applausi Ce ne sono due, uno per uno. <ride> Come cofondatore del Giardino dei Giusti e come console onorario della Repubblica di Armenia ho il piacere di presentare Sua Eccellenza Sovinar Ambarzumian, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica d'Armenia presso la Repubblica italiana. L'ambasciatrice Ambarzumian rivolgerà un saluto ai relatori, agli invitati presenti in sala e a tutti coloro che sono connessi via internet. L'ambasciatore fin dall'inizio della sua nomina ha voluto conoscere la realtà della Fondazione Garivò e ha manifestato apprezzamento per l'impegno profuso in tanti anni di far conoscere il tema dei giusti nei genocidi e della memoria del bene nelle scuole, nella società civile e nelle istituzioni. Ha considerato la creazione dei giardini in Italia e nel mondo il segno visibile della possibilità di diffondere i valori della memoria, del dialogo, della riconciliazione. In questo momento assai tragico della vita della patria armena le siamo particolarmente grati di aver accettato di partecipare a questa quinta edizione di Garivò Network dedicata al tema della prevenzione dei genocidi con l'esempio dei giusti. Sua Eccellenza Amparzumian ha ricoperto sin dal 1995 importanti incarichi nell'ufficio di Presidenza della Repubblica d'Armenia ed è stata responsabile del Dipartimento delle Relazioni Estere dell'ufficio del Primo Ministro. È autrice di una monografia sui temi della democrazia e della sicurezza per il NATO Defense College e di contributi accademici l'Associazione dell delle scuole politiche del Consiglio d'Europa. Ha partecipato come osservatore internazionale nelle missioni OSCE per la valutazione dei processi elettorali in diversi paesi. Grazie ambasciatore, a lei la parola. Grazie. Oh, grazie console per la bellissima presentazione, cari presenti. Per me è un onore essere qui oggi alla quinta edizione del Carivo Network e di avere la possibilità di rivolgere questo autorevole pubblico. Ringrazio sentitamente il presidente Gabriele Nissim per avermi concesso questa possibilità. Ringrazio anche il cofondatore del Garibo, il nostro caro console onorario qui a Milano, il dottor Pietro Cucciucchian. Saluto e ringrazio anche il dottor Francesco Cataluccio e il dottor Costante Gebert, il presidente Piero Fassino e la senatrice Liliana Segre che credo che siano in collegamento online. L'incontro di oggi è dedicato a un tema molto importante, la prevenzione dei genocidi. Il titolo della stessa convenzione dell'ONU sul genocidio di 9 dicembre 1948 parla della prevenzione e della repressione del delitto di genocidio, piuttosto che della punizione per il male già compiuto. Oggi possiamo constatare che Garivo, attraverso la diffusione della memoria del bene, sta svolgendo un'attività fondamentale nel campo della prevenzione dei genocidi. Una missione estremamente importante, poiché oggi come ieri purtroppo il concetto della, pre il concetto della prevenzione è rimasto come un concetto Astratto. Dopo il genocidio armeno c'è stato l'olocausto degli ebrei, i genocidi in Cambogia, Ruanda, Darfur e più recentemente il genocidio degli Yazidi uh, perpetrato dallo Stato islamico. Dobbiamo allora passare questo importante messaggio: mai più. I crimini come questi non devono accadere mai più. Vorrei sottolineare che le attività di Garivo hanno dato visibilità in Italia anche il genocidio del popolo armeno. Mi riferisco in particolare al lavoro svolto nelle scuole, nelle istituzioni, alla fondazione dei giardini dei giusti in Italia e nel mondo, dove si onorano tra gli altri i giusti per gli armeni. Nel corso di questi vent'anni Garivo ha ricordato e ha reso omaggio in Italia e all'estero, anche ai giusti per gli armeni, i testimoni della verità e coloro che hanno salvato vite umane. Solo per ricordare citerei alcuni di loro, la scrittore tedesco Armin Wegner, il console italiano a Trepisonda Giacomo Gorini, l'incarico della Lega delle Nazioni per i Profughi norvegese Fritjof Nansen, il giornalista Rand Tink, la missionaria danese Karen Jeppe e tanti altri. Come sapete nel 2015 l'Armenia e gli armeni del mondo hanno commemorato il centesimo anniversario del genocidio degli armeni nell'impero ottomano. La commemorazione si è svolta sotto quattro direttrici principali, la memoria, la gratitudine, la lotta internazionale e infine la rinascita. Questo bellissimo evento di oggi si inserisce pienamente nella logica della seconda direttrice, quella della gratitudine. La gratitudine a tutte le persone, alle istituzioni, ai popoli, agli stati che hanno aiutato noi armeni durante questa calamità. Il concetto del giusto si è allargato e include non solo chi uh, ha salvato vite umane, ma anche chi ha testimoniato la verità facendola arrivare fino ai nostri giorni. E oggi Garibo fa suo il concetto di giusto dell'umanità. Per quanto l'evento di oggi sia dedicato ai genocidi, lo definisco bello, perché è dedicato ai giusti che hanno fatto e stanno rendendo bella la vita e l'umanità, senza l'esistenza e le attività di cui oggi avremmo un mondo completamente diverso. Sono i giusti che emanano luce nel buio, nelle tenebre del genocidio. Risvegliano, risvegliano tutto ciò che è positivo, danno forza alla lotta internazionale contro questo male e ci danno la possibilità di rinascere. Recentemente ho avuto l'occasione di partecipare sempre sull'iniziativa di Garivo ad un altro importante evento, all'inaugurazione del Viale dei Giusti della Farnesina dove ci siamo conosciuti con Presidente Nissim. Un evento che fa riflettere sulla diplomazia del bene. Noi armeni siamo portatori della memoria di un genocidio fino ad oggi non riconosciuto da parte degli eredi, dei perpetratori. Come afferma Elie Wiesel, un popolo che ha subito un genocidio non riconosciuto può più facilmente andare incontro ad un secondo genocidio. Un'affermazione oggi confermata dalle parole di Erdogan pronunciate pochi mesi fa in presenza del suo alleato Zero Aliyev Baku, quando ha letteralmente detto porteremo al termine l'opera cominciata cento anni fa. Grazie per la vostra attenzione. Grazie. Grazie mille, grazie. La mascherina. La mascherina. Sì, ci mancherebbe. Eccoci, allora eh, grazie mille per, per queste parole anche se appunto naturalmente molto tristi, ci, ci ricordano eh, che l'attenzione deve sempre essere, sempre essere alta perché eh, i genocidi spesso non finiscono nel momento in cui terminano le, le violenze ma eh, è sempre eh, bene vigilare sia perché questi vengano riconosciuti ma anche perché eh, non si perpetrino e non continuino anche con il cambiare di, di governi, di secoli e di anni. Finiamo adesso questo primo momento di saluti con eh, Roberto Iarac, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, che invito appunto a salire, prego Roberto. Non so quale microfono, questo, perché eh, sì, covid, così uno l'altro... Sì, sì, va benissimo. Siamo attentissimi. Buonasera a tutti, eh, credo che la mia presenza questa sera sia la la dimostrazione del valore della sinergia in un'opera come quella di Gabriele Nissim che dura da anni e che ha raggiunto indubbiamente dei grandi risultati. Grandi risultati però che non si possono, nonostante la sua ambizione, realizzare da soli, ma bisogna anche avere qualche appoggio e qualche cosa. Abbiamo sentito dell'appoggio del Comune che mi ha fatto molto piacere perché sono, ci sono stati momenti magari anche un pochettino di non di tensione ma comunque di, di discussione costruttiva, ecco col memoriale da quando abbiamo istituito il memoriale, da quando l'abbiamo aperto formalmente, ufficialmente nel 2013, esiste una sinergia con Garivo e col Giardino dei Giusti che vede all'ingresso del memoriale proprio un banner con eh, la localizzazione e la presentazione del Giardino dei Giusti. Ecco, questo è il segnale dell'inserimento del memoriale nella realtà di Milano. È già stato citato il fatto che Milano e Memoria è un qualche cosa che è stato realizzato con grande merito dall'attuale eh, nuova amministrazione, dalla vecchia ma portato avanti anche dalla nuova, che si inserisce in quello che sono i luoghi della memoria di Milano. Ecco, vi ricordo che ci sono diverse pubblicazioni ormai che stanno completando quella che è la mappa dei luoghi della memoria di Milano, che vanno dall'Hotel Regina, dal Piccolo Teatro e da altri luoghi che hanno segnato... I momenti più tragici dell'occupazione e del regime nazifascista. Ecco il memoriale. Si porta e si pone come luogo di formazione dei giovani, soprattutto quello, cioè è un luogo che parla da sé e quindi, per i visitatori, è solo un luogo che deve suscitare emozioni, deve smuovere le coscienze. Esattamente come Garivo si pone nel ricordare le persone, ricorda delle persone, dei gesti che devono servire a migliorare la società e a guardare al futuro con più ottimismo. Ecco, noi al Memorial. Lo facciamo soprattutto con le scuole, soprattutto con i giovani. Vi ricordo che quello che ci sta in questo momento pesando molto è il fatto che noi, l'ultimo anno scolastico pieno, abbiamo avuto 42.600 studenti, e praticamente ne abbiamo avuti zero dal 28 di febbraio ad oggi. Quindi vi lascio immaginare cosa può essere il peso di una gestione non supportata da risultati, da evidenze e da stimoli, soprattutto. Quindi noi portiamo avanti comunque il discorso, stiamo completando la biblioteca che vuol dire completare il memoriale e questo ci darà nuovo spazio per nuove attività. Per le attività ci terrei solo a ricordare proprio il fatto che abbiamo ospitato una mostra sul eh, sterminio e, e sul genocidio degli armeni e che perché proprio con Gabriele abbiamo detto che questo rientra pieno in quelli che sono gli aspetti di divulgazione, di eh, memoria che vogliamo coltivare. E quindi questo è stato un esempio. L'altro esempio lo ricordo perché mi fa sempre piacere ricordarlo. Noi per tre anni abbiamo ospitato nei mesi estivi i profughi che arrivavano a Milano, che rappresentavano un grosso problema per la città di Milano. Nel nostro piccolo, perché avevamo solo la possibilità, siamo arrivati a 50 letti, di ospitare 50 persone al giorno, però abbiamo totalizzato 8.500 profughi ospitati nel, eh, nel memoriale. Ecco, queste sono quello che noi diamo alla società e quello che poi otteniamo dalla società come riconoscimento per l'attività e per eh, proprio quello che facciamo. Grazie a Garivo, naturalmente l'auspicio è che la giornata sia molto proficua e che dia un ulteriore contributo allo sviluppo delle idee che porta avanti Gabriele, che porta avanti tutto lo staff con grande merito. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie mille a, a tutti quanti e adesso possiamo entrare nel, nel merito eh, dei temi della giornata, nel tema della prevenzione dei genocidi. Eh, purtroppo eh, annunciamo subito che eh, purtroppo oggi eh, l'onorevole Piero Fassino non ha potuto essere con noi eh, per un imprevisto dell'ultimo secondo, talmente dell'ultimo secondo che sappiamo che ci sta seguendo su Twitter, twittando quello che riesce a seguire di questa, di questa conferenza e sta cercando disperatamente anche di mandarci un video che cercheremo di trasmettere durante questa diretta o comunque eh, in caso non riuscissimo per problemi tecnici. Eh, Pubblicheremo eh, subito al termine di questa iniziativa sul sito di Garibo, quindi, dove poi troverete tutti i materiali eh, di questa eh, iniziativa, di questo evento. Uh, perché uh, anche l'idea de, sia della prevenzione dei genocidi ma anche perché parlare uh, delle attività, quello che avrebbe uh, fatto l'onorevole Fassino della Commissione Affari Esteri della Camera, uh, perché abbiamo scelto appunto di uh, legare in maniera uh, molto forte uh, l'idea uh, dei giusti e della responsabilità personale con l'idea della prevenzione dei genocidi e quindi il senso dei giardini dei giusti per la prevenzione dei genocidi. L'inizio di quest'anno, del 2021, per noi è stato un momento, un momento molto importante perché il Presidente della Fondazione Garivo, Gabriele Nistim, è stato adito alla eh, Commissione Esteri eh, della, della Camera eh, per eh, presentare tre proposte per la prevenzione dei genocidi. Quindi la presentazione di un report annuale su quelle che sono le eh, violazioni, le atrocità, di massa eh, in corso nel mondo in, in ogni anno, eh, la nomina di una sorta di advisor italiano per la prevenzione dei genocidi su modello eh, dello special advisor per la prevenzione dei genocidi delle Nazioni Unite e la eh, nomina di una eh, commissione indipendente sui diritti umani, che quindi si occupi di eh, monitorare o comunque fare ricerche su quelle che sono le eh, violazioni eh, in corso. Eh, questo tema poi ci ha portato a riflettere molto sulla prevenzione dei, dei genocidi e appunto, come dicevo prima, su quello che deve essere la funzione eh, nella società, eh, il ruolo dei giardini dei giusti e di tutti i percorsi che riguardano i giusti proprio per questo grande tema. E quindi ecco perché ci siamo concentrati su questo. Io adesso chiamerei eh, i tre relatori ad accomodarsi qui: quindi Gabriele Nissin, Francesco Cataluccio e Constantin Gebert. Li inviterei ad accomodarsi qui prima di poi dare lo spazio a Gabriele Nissim che farà la prima, la prima relazione introduttiva. Vieni, vieni pure. Tanto sono sempre qui, sono seduta comoda. E, eh, e quindi che ci parlerà ehm, anche di quella che è non solo il legame imprescindibile tra. Uh, il, i giardini dei giusti e la convenzione per la prevenzione dei genocidi delle Nazioni Unite ma anche di un po' come ci siamo arrivati, qual è la situazione oggi nel mondo che ci ha spinti a sentire l'urgenza di questo legame e naturalmente ci parlerà poi anche di una che è la figura più importante che eh, speriamo anche di, eh, di onorare presto e di ricordare nelle, nelle eh, iniziative che faremo al Giardino dei Giusti, il grande creatore della, della Convenzione eh, per la Prevenzione del Genocidio, Raphael Lemkin. Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Garivo. Prego. Ringrazio tutti voi per la presenza. Io... Per, per la mia relazione ho, ho scelto un titolo che diciamo un po' anche preoccupante, ma è giusto ribadire questo titolo. Il mio titolo è Auschwitz non finisce mai. Io credo che oggi viviamo in un mondo molto pericoloso che ci deve spingere a ripensare la stessa sfida di Garivo. E il ruolo dei giardini dei giusti nella società. Io credo che noi siamo chiamati ad una grande responsabilità che cercherò di spiegare. Noi dobbiamo fare sì che i giardini dei giusti diventino in tutto il mondo il supporto morale della convenzione della, eh, contro i genocidi, appunto voluta da Lemkin. Perché questo? Perché credo che ci sono brutti segnali nel mondo. Dovete pensare che a Calis, in una città in Polonia, dove il re Boleslav nel 1264 promulgò un codice di accoglienza per gli ebrei, fu una grandissima cosa per gli ebrei, si è svolta una manifestazione orribile dove si è chiesto di espellere gli ebrei dal paese e di ripetere quello che Gomulka aveva fatto in Polonia. Nel 1968, poi dopo, dopo la Shoah, e vorrei ricordare uno slogan che è stato gridato in piazza. Il, lo slogan era questo: Signori poliziotti, fate che la vostra mano non tradisca, fateci un favore, manganellate i nostri nemici, i migranti, gli LBGT, i pederasti, i sionisti, che sono i nemici della Polonia, fuori dal nostro paese, andatevene a Bruxelles. E poi vediamo quello che accade in Afghanistan, dove abbiamo assistito a una vera e grande sconfitta dell'umanità e soprattutto di tutte le donne, come ci ha ricordato Liliana Segre. In questo paese le bambine non possono più andare a scuola e le donne devono muoversi per strada solo accompagnate dagli uomini, come se fossero dei cadi al guinzaglio, e il mondo non parla più dell'Afghanistan. In Russia il 25 novembre ci sarà una riunione della Corte Suprema della Federazione Russa che chiederà di mettere fuori legge Memorial, l'organizzazione che dai tempi di Gorbachev ha documentato le vittime dei Gulag. Sapete che tra le colpe di questa organizzazione che vengono messe all'Indice c'è quello di inquinare lo spirito della gioventù. Voi sapete, è come se. Qualcuno in Italia dicesse che Primo Levi andrebbe censurato nelle scuole perché fa male all'educazione dei ragazzi. In Ancora una volta, il popolo armeno è stato umiliato nell'indifferenza generale. La questione armena non è diventata questione internazionale, non c'è stata pietas, non c'è stato coinvolgimento, tutto è accaduto nel silenzio generale. La Cina minaccia di invadere Taiwan e io credo che il mondo assisterà passivamente a queste minacce come è già successo a Budapest nel 1956. Io non credo che nessuno morirà per Taiwan. Un genocidio oggi in atto contro gli uguri, rinchiusi nei campi di rieducazione e di concentramento in Cina. La censura totalitaria impedisce che qualsiasi possibilità di documentazione e di informazione ricorda a tutti qualche cosa di sconvolgente che mi ha raccontato ieri Gebert. La moglie di Lu il Nobel per la Pace che abbiamo oltretutto onorato al Giardino di Milano ed è stato onorato al Giardino di Varsavia, ha detto che hanno sequestrato il corpo di suo marito quando è morto e che non ha avuto sepoltura, come era capitato al fratello di Antigone e nessuno ne ha parlato. In Bielorussia i migranti vengono usati come munizioni contro la Polonia e contro l'Europa. Per la prima volta si usano i loro corpi come arma di guerra, usare i corpi dei migranti come arma di guerra. Così si ristrugge anche la pietas verso i migranti, lasciati morire alle frontiere dell'indifferenza del mondo e dell'Europa. Tutto questo che vi ho detto ci fa pensare che il male estremo ci minaccia in continuazione. E come aveva suggerito Primo Levi, Auschwitz è sempre immanente e non finisce mai, perché è una possibilità degli esseri umani. Ce l'ha ricordato in questi giorni Liliana Segre, che sentiremo più avanti, che viene, è stata attaccata a 91 anni come ebrea sopravvissuta, perché ha preso posizione per l'accoglienza dei migranti, perché denuncia l'odio nelle parole e nei social, perché invita a avvicinarsi, pensate un po', una sopravvissuta di Auschwitz. Ecco perché noi dobbiamo sempre raccontare al mondo quello che il filosofo Jan Pacocca chiamava le forze della notte. Noi dobbiamo, non dobbiamo rimuovere e nascondere la verità come vorrebbero i negazionisti che vorrebbero abituarci ad essere indifferenti. Ma c'è un altro punto, che non è solo necessario denunciare il male. Ma noi dobbiamo operare perché la prevenzione dei genocidi diventi il nostro imperativo morale. Non commette un genocidio, deve diventare, come immaginava appunto Raphael Lemkin, l'autore stesso di questa parola, il nuovo comandamento morale dell'umanità. Come allora possiamo farlo? Noi dobbiamo immaginare, progettare i giardini dei giusti come uno strumento culturale per la promozione della Convenzione delle Nazioni Unite votata nel 1948, in modo che eh, la Convenzione possa vivere tra la gente. Noi per questo dobbiamo immaginare la missione dei giardini con uno slogan che sarà la base del nostro lavoro e della nostra fondazione c'è un'organizzazione che si chiama Save the Children. Noi diremo Save the Humanity, Save the Humanity con i giardini. Noi dobbiamo insegnare che in ogni circostanza ogni individuo ha sempre la possibilità di salvare l'umanità e di comportarsi come insegnava Marco Aurelio e ad esercitare il mestiere di uomo. Ogni uomo può fare questo mestiere. E questo l'orizzonte morale che vogliamo costruire con i giardini dei giusti in ogni capitale, in ogni paese, affinché la Convenzione diventi un documento vivo nella società civile e nell'opinione pubblica. E noi vorremmo che in questo progetto ci fosse al centro la città di Milano, il nostro paese, la Farnesina, il nostro Parlamento. Le comunità ebraiche, le comunità armena, la comunità europea. Io credo che questo progetto, come un po' aveva, aveva detto prima Roberto Iarac, deve diventare un percorso comune, non è un percorso di qualcuno, è un percorso di tutti. Ma allora, com'è nata questa la parola genocidio? E la stessa idea di prevenzione noi dobbiamo, lo dobbiamo appunto a Rafaim Lemkin, un giurista polacco, il quale da ragazzino a 12 anni fu colpito profondamente dalla lettura del romanzo Quo Vadis dello scrittore polacco Eric Szembinski, che raccontava le stragi dei cristiani mandati a morire da Neroni nell'arena. Rilessi il libro diverse volte e da ragazzino fece un'osservazione per nulla ingenua. Se qualcuno di questi cristiani condannati a morte nell'indifferenza generale, per la sola ragione di credere in Cristo, si fosse rivolto ad un poliziotto dell'epoca per chiedere non avrebbe forse potuto ricevere protezione, e lui si di, disse questo, ma perché non c'è stato nessun poliziotto che è andato in soccorso degli ebrei durante i pogom e degli armeni durante i massacri in Turchia? E poi Lemkin si fece altre domande. Perché il giovane armeno Teheran è stato costretto a farsi giustizia da solo a Berlino nel 1920, quando ha ucciso Talat Palasha, il ministro di estri turco, massacratore degli armeni, mentre la comunità internazionale rimaneva passiva? E perché a Parigi, nel 1926, Shalom Schwarzbard, un sarto ebreo, i cui genitori erano morti in un pogrom in Ucraina, e emulò il gesto di Teheran e uccise il ministro ucraino della guerra Simon Petliuria, che era stato personalmente incoppato per quei massacri. Perché queste due persone hanno dovuto farsi giustizia da solo e il mondo non ha fatto giustizia? Vedete, Lemkin, dopo aver letto il main camp. Si adoperò perché alla conferenza di Madrid fosse approvata una legge internazionale che punisse la barbarie e il vandalismo, concetti che anticipavano il concetto di genocidio che formulò durante l'invasione della Polonia nel 1939. Purtroppo allora non venne ascoltato. Dopo una fuga avventurosa che lo portò prima in Lituania, poi in Svezia e poi in Russia, eh, Lemke riuscì ad arrivare negli Stati Uniti. E sapete, cercò di convincere il presidente americano a fare della Seconda Guerra Mondiale una mobilitazione internazionale per impedire il genocidio degli ebrei. Naturalmente non venne ascoltato. Però dopo la Seconda Guerra Mondiale, che aveva traumatizzato il mondo, Lemkin si mosse in questa direzione, con questo pensiero. Egli pensò alcune cose fondamentali. Primo, come riscattare le vittime dello sterminio degli ebrei? Egli disse: riscattare l'unica cosa da fare possibile era quello di farlo pensando al futuro con una legge che mettesse una volta per tutte al bando i genocidi. La riparazione del più terribile dei lutti era solo possibile guardando in avanti e spingendo il mondo in una nuova direzione. Per questo progetto, pensò Nemkin, bisognava unire tutta l'umanità, facendo comprendere che la distruzione di una parte non colpiva solo una minoranza, ma impoveriva l'insieme dell'umanità. Chi faceva male agli altri, come aveva sostenuto del resto Socrate molto tempo prima, faceva il male a se stesso come, come uomo. E Lemkin pensò che fosse necessario che ci fosse per questo progetto l'unità di tutti, perché bisognava rendersi conto che se in un'orchestra viene a mancare uno strumento, poi l'orchestra non suona più nel modo uguale, si perdono delle note. Così cercò di spiegare che lo stormino degli ebrei aveva colpito tutti, non soltanto gli ebrei, aveva impoverito l'umanità, come era successo con lo sterminio degli armeni e delle altre minoranze, perché qualsiasi forma di odio non colpisce solo una parte, ma colpisce sempre tutta l'umanità. E questo è il, il terreno su cui si impegnò e cercò di spiegare nei suoi scritti e in alcuni elementi della stessa convenzione. Voi sapete che Antigone, quando aveva chiesto la sepoltura di suo fratello Polinice, aveva fatto un appello a una legge superiore non scritta degli dei. Ebbene, Lemkin aveva immaginato che qualsiasi minoranza etnica, politica, culturale, quando se, si sentiva minacciata ed era in pericolo, poteva contare su un diritto, su un'autorità sovranazionale che ne garantisse la protezione e la, e la dignità. Il comandamento non commettere un genocidio doveva essere al di sopra di qualsiasi legislazione nazionale. Fu questo il pensiero che guidò Lemkin nella straordinaria sua operazione solitaria, ribadisco solitaria, che lo portò a convincere la maggioranza degli stati del mondo a sottoscrivere nel 1948 la convenzione per la repressione e la prevenzione dei genocidi. Siamo noi tutti consapevoli come dalla fine della guerra ad oggi i principi di questa Convenzione siano stati tante volte disattesi per gli interessi delle superpotenze, che, nonostante Auschwitz, sono rimaste passive, se non addirittura complici i nuovi genocidi e atrocità di massa. Certamente anche nella stessa Convenzione manca una chiarezza sul concetto di genocidio culturale e sui genocidi che nascono all'interno dello stesso gruppo etnico e nazionale, come è successo in Cambogia e, e Ucraina, quello che noi potremmo forse chiamare politicidio. E forse Lemkin non si era posto la questione così attuale di oggi, che è la questione delle protezioni non soltanto delle etnie, ma delle donne, ma delle, donne delle, delle donne che oggi vengono... Con, vengono umiliate in Afghanistan e in tanti paesi eh, fondamentalisti. Io credo che a queste donne viene tolto il diritto alla vita con delle leggi che ricordano per certi versi quelle razziali che santivano la discriminazione degli ebrei, perché portare le donne al guinzaglio è una delle cose più terribili che io ho visto in questi giorni. Ma però la Convenzione come aveva immaginato Lemkin, ha aperto per l'umanità la possibilità di un nuovo inizio e questo nuovo inizio noi dobbiamo portarlo avanti. Noi di Garivo, con i Giardini dei Giusti, vogliamo rendere vivo lo spirito di, di questa convenzione, in modo che eh, i giardini possano diventare il vero e proprio supporto culturale. E come lo possiamo fare? Certamente noi non facciamo politica. No, però lo possiamo fare in un modo culturale, e su questo dico tre cose importanti. Noi dobbiamo insegnare con i giardini che qualsiasi persona, nel suo piccolo, può diventare nel suo spazio di responsabilità un argine nei confronti dell'odio e dei genocidi. Per questo il giardino non è la vetrina dei santi ed eroi, ma il luogo del bene possibile alla portata di tutti. Io credo che, anche se i giusti non cambiano il mondo, alla fine però sono dei vincitori per quello che fanno, perché non sono stati succubi, hanno fatto qualche cosa, qualche cosa che ha lasciato il segno e quindi ogni essere umano lo può fare. In secondo luogo i giardini possono e devono esprimere la gratitudine nei confronti di tutti coloro che sono andati contro corrente come Antigone nei confronti di leggi ingiuste. Voi sapete, noi, i, i giusti eh, non sono buoni, vanno contro leggi ingiuste, molti fanno le battute, il buonismo, che bu non c'entra niente, sono responsabilità contro leggi ingiuste. E io credo, e questo forse un punto a cui mi sta molto a cuore che raccontare alla società esempi morali di tutte le epoche e di tutti i contesti eh, eh, è molto importante perché si mostra che i giusti si presentano di generazione in generazione non ci sono solo i giusti del passato ci sono i giusti in ogni epoca ci sono i giusti sempre e ci saranno sempre in futuro e allora quando noi raccontiamo queste storie dei giusti, noi usiamo quello che Kierkegaard chiamava il metodo della comunicazione indiretta. Noi non diciamo alle persone cosa devono fare, non facciamo nessuna predica. Noi, raccontando storie e mostrando esempi, spingiamo le persone a ragionare con la propria testa. Per cui una persona che visita un giardino dei giusti... Che cosa scopre? Scopre le mille possibilità degli esseri umani in ogni circostanza e questo probabilmente dà anche molta gioia perché alla fine fa vedere che l'individuo conta sempre nella condizione umana. Grazie. Grazie. Grazie mille Gabriele, il bello della diretta, avevo appena annunciato una defezione, invece l'onorevole Fassino è con noi, è riuscito a collegarsi in diretta e quindi eh, gli diamo la parola immediatamente, è riuscito a trovare una finestra per essere qui con noi, noi siamo veramente molto onorati e quindi eh, darei subito la parola al presidente eh, della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati Piero Fassino. Grazie, grazie molte di questa opportunità. Chiedo scusa se, contrariamente a quanto era stato programmato, non posso essere presente di persona. Perché eh, tra cinque minuti eh, devo partecipare a un evento istituzionale all'Università di Bologna nella mia qualità di presidente della commissione esteri. Ma ho voluto lo stesso, sia pure in questa forma indiretta e, e lontana, <ride> fisicamente, essere presente. Intanto, per ringraziare. Gabriele Nilsson, di tutto l'impegno che da anni profonde con Garivo, ringraziare gli amici di Garivo e ringraziare tutti coloro che si impegnano su questa tematica così decisiva. Eh, il tema dei diritti umani è tornato a essere un tema centrale nell'agenda politica internazionale e questo è un fatto positivo, naturalmente, dopo lunghi anni nei quali tutto sommato questo tema era eh, stato emarginato. E però dobbiamo sapere che la tutela e il rispetto dei diritti umani ha il suo principale nemico proprio in coloro che attraverso i genocidi vogliono negare e annientare l'identità, oltre che la vita. Eh, e ormai abbiamo visto, e l'esperienza purtroppo ce lo dice, che il ricorso al genocidio eh, nel mondo si è diffuso. E laddove c'è un conflitto, il primo istinto delle parti in lotta è quello di coinvolgere le popolazioni e di scaricare il bagaglio di violenza, di sopraffazione, di odio, di rancore che ogni conflitto porta sugli inermi, e i bambini, gli anziani, le donne, la popolazione civile diventano il bersaglio di una sistematica azione di eh, violenza, di sopraffazione, di annientamento di eh, persecuzione e quindi combattere contro il genocidio oggi è la principale questione nella eh, battaglia per far riconoscere e rispettare i diritti umani ogni uomo ogni donna deve essere rispettato nella sua identità nella sua vita nella, nella sua personalità quale che sia il dio che prega il colore della sua pelle il sesso a cui appartiene, l'etnia di cui fa parte, la lingua e la cultura che esprime. Ci sono dei diritti naturali che sono insopprimibili e che il linguaggio giuridico internazionale non a caso eh, evoca come indisponibili. Che indisponibile vuol dire che ci sono dei diritti che sono disponibili soltanto da parte dello stesso titolare, cioè di ciascuno di noi, e che nessuno ha il diritto di occultare quelli che sono dei diritti fondamentali. Della vita. E allora per questo lo scontro eh, che noi dobbiamo, eh, diciamo, essere in grado di condurre verso contro ogni forma di genocidio, impedendolo, prevenendolo, contrastandolo e perseguendo chi lo compie, è una priorità, perché attraverso, diciamo, la, la lotta e il contrasto ai genocidi che si. Sì, eh, Afferma intanto il diritto alla vita, il diritto al rispetto delle persone, il diritto alla tutela dell'identità e si garantiscono quei diritti civili e umani fondamentali che sono essenziali per la serenità eh, della vita di ogni persona, di ogni uomo e di ogni donna. E quindi è meritoria l'opera di Garibaldi: è meritoria perché tiene alta la piacola di questa, di questa lotta questa lotta che è lotta culturale, che è lotta civile, che è lotta politica, che è lotta sociale, perché quando si perpetra un genocidio sono tutte queste dimensioni che vengono messe in discussione. E qui allora c'è una responsabilità, quella che veniva richiamata anche da Ultimo, da Anissim, e cioè la responsabilità dei governanti, eh, dei parlamenti, delle istituzioni nazionali, delle istituzioni internazionali, nel sapere che la lotta al genocidio è una priorità e che non è separabile l'impegno e la lotta per la tutela dei diritti umani dalla lotta per contrastare ogni forma di genocidio, e anzi esattamente nel genocidio che si afferma nel modo più drammatico, più brutale, più violento la negazione dei diritti umani. E contrastare i genocidi è quindi fondamentale perché i diritti umani vengano rispettati e riconosciuti ovunque, sotto ogni cielo e in qualsiasi terra. E allora per questo i governi devono agire. I parlamenti devono agire, le istituzioni internazionali devono agire, dotandosi di, strumenti, di eh, strumenti normativi, legislativi, organizzativi, giuridici, concreti, che siano in grado di contrastare i genocidi, di impedirli e laddove si consumano di perseguire chi ne è eh, eh, drammatico protagonista. Per questo io credo che sia importante il convegno di oggi che voi avete promosso e per questo è importante l'iniziativa del Giardino dei Giusti. Nessima ha detto, concludendo il suo bel in intervento, una cosa eh, che voglio riprendere. Non ci sono solo i giusti del passato, quelli che giustamente onoriamo per aver con, diciamo, con il loro coraggio, con la loro generosità, spesso con la loro vita, salvato altre vite. Ci sono i giusti di ogni giorno. E c'è la necessità che ciascuno di noi assuma dei comportamenti che, vanno che si muovono nel segno della giustizia, del diritto, del rispetto delle persone. È una battaglia quotidiana che ci impegna tutti sul piano morale e sul piano dei comportamenti eh, concreti. E per questo quindi credo che la sollecitazione costante e continua che un'associazione come Garido eh, esercita di chiamare tutti noi alla responsabilità di combattere i genocidi sia giusta e vada sostenuta e apprezzata come io l'apprezzo e la sostengo e come Presidente della Camera dei Deputati voglio come Presidente della Commissione Esteri, scusate, della Camera dei Deputati, voglio dirvi che in quella sede, attraverso il nostro Comitato dei diritti umani, eh, intendiamo agire per proporre strumenti e sollecitare il governo italiano ad adottare tutti gli strumenti e tutte le azioni e le iniziative utili a far sì che l'Italia faccia la propria parte nel contrasto ai genocidi e nella lotta per affermare il diritto alla dignità, all'identità e alla vita per ogni persona con questi sentimenti vi ringrazio davvero di questi minuti di pazienza con cui mi avete ascoltato e auguro a Gabriele, a Garibo e a tutti voi buon lavoro per questo convegno. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille Presidente, adesso eh, andiamo avanti e lo facciamo, abbiamo parlato di genocidi, di prevenzione dei genocidi e adesso ci concentriamo su un fenomeno che spesso è una spia di una violenza che andrà poi a trasformarsi in, in genocidio, cioè il fenomeno dell'odio. Eh, C'è cioè una persona straordinaria, una, una testimone instancabile della memoria ma anche della, della quotidianità che l'odio lo ha sperimentato tante volte eh, nella sua vita, come ri ha ricordato prima anche Gabriele Nissim, purtroppo continua a sperimentarlo anche oggi, seppure naturalmente in forme eh, drasticamente diverse. Um, questo Sto parlando naturalmente della senatrice... Liliana Segre con cui eh, Gabrielenissima ha fatto una lunga chiacchierata, una lunga conversazione di cui oggi vi proponiamo uno stralcio, eh, poi tutta la conversazione sarà disponibile online sul sito di Garivo al termine della, della conferenza. E con Liliana Segre abbiamo parlato eh, di come l'educazione, di come eh, la memoria possano essere strumenti per opporsi al dilagare dell'odio e abbiamo parlato anche di eh, uno dei suoi... Eh, più grandi e ultimi traguardi, cioè la commissione eh, contro l'odio, il razzismo e eh, l'antisemitismo, commissione che lei stessa ci ha eh, confessato, volesse, voleva chiamare inizialmente utopia, proprio perché sembrava veramente eh, un'utopia contrastare questi eh, grandissimi e terribili fenomeni. Ecco, quindi eh, adesso ascoltiamo direttamente la conversazione tra Gabrielenissimo e Liliana Segre in questo breve video. Io considero un po' Diana Segre come, come un'amica eh, che mi dà sempre dei consigli. Mi ha colpito molto una tua cosa sull'Afghanistan: hai visto queste mamme che portavano i bambini sapendo che, che era l'unica possibilità per un futuro per loro e, e hai descritto la sconfitta dell'umanità. Allora, proprio partendo da questo, eh, io ti volevo chiedere se eh, tu questo male estremo lo vedi anche oggi. L'Afghanistan è una cosa recente che ci ha colpito tutti. Chi ha potuto rimanere indifferente davanti a, a una madre che, che si toglie di dosso un bambino piccolo e lo affida a un ignoto salvatore? Naturalmente mi sono venute in mente come non poteva essere diversamente esperienze lontane ma che non passano mai, perché questo male estremo che ci colpisce, che, che colpisce l'umanità non passa mai. Io personalmente sono a volte stupefatta quando per esempio tre anni fa, quindi io se oggi ho 91 anni ne avevo 88, le minacce e gli insulti che ricevevo Fossero diventati talmente importanti, numerosi e pericolosi da dover accettare una scorta. Il momento della scorta per me è stato un rendermi conto che c'era un mondo sconosciuto, vagante intorno a me che perdeva del tempo così utile per sedersi a una tastiera di un computer. E mandare auguri di morte a una già così vecchia e che questi auguri e minacce di morte fossero arrivate a un punto tale da costringere eh, la ministra, prima e me stessa, poi, subito poi, ad accettare una tutela, una scorta, tutto questo per odio. Avendo io da bambina scoperto questo, questo incredibile odio, questo pregiudizio, questo, um, questo imputare a, a persone de, de, delle cose incredibili solo per essere nate, poi queste persone perdono i diritti civili uno dopo l'altro, perdono il posto di lavoro, perdono nell'indifferenza generale. E questa è la base di tutto. Parlavi prima di questa parola indifferenza che io ho voluto con tutte le mie forze, ho insistito perché fosse l'ingresso del memoriale della Shoah, perché io l'ho vista l'indifferenza, dall'indifferenza il passaggio alla violenza. È quasi automatico, non si può fare una crasi tra la parola indifferenza e violenza, ma è un tutt'uno, perché dall'indifferenza di quello che volta la faccia dall'altra parte e voltando la faccia dall'altra parte permetta che qualcuno ti metta su un treno piombato e ti mandi per ignota destinazione verso dei camini sempre accesi per togliere questa pustola dell'umanità che sei tu. E se dopo così tanti anni la storia non ha insegnato niente e questa violenza è dappertutto coniugata con l'indifferenza, ecco che una donna di 88 anni viene obbligata ad avere la scorta. Per cosa? per l'indifferenza che è diventata di nuovo violenza. Tu eh, non ti sei posta solo come sopravvissuta della Shoah, ma sei anche una persona che ha preso posizione per i fatti contemporanei. Ricordando l'indifferenza di allora, ti hai posto a tutti il problema dell'indifferenza oggi, lo hai posto rispetto... Ad esempio, a dei migranti, alle stragi del Mediterraneo, il problema dei nuovi, dei nuovi meccanismi dell'odio che ci sono nella società. Questo fatto di, essere, di sentirsi una sorta di sentinella, no? una persona che dice le cose, non è questo il meccanismo che ha provocato tutte queste campagne di odio verso di te? Io, per tantissimi anni, 45 sono pochi sono stata egoista mi sono chiusa nel mio vivere di allora nella mia felicità di, di giovane donna madre sposa molto contenta allora e ho cercato di respingere queste esperienze tragiche e non comuni che avevo avuto da ragazzina a un certo punto qualcosa è scattato e non ho potuto più tacere, mi sono trasformata in un araldo che doveva parlare, che doveva raccontare. Rimmergermi in quel passato dal quale avevo cercato in realtà di difendermi il più possibile mi ha dato la coscienza di una dimensione che le mie parole erano pietre. Da questo... Sono, sono nate mille altre iniziative dalle quali io non mi sono mai sottratta. Il mondo di oggi è terribile, il mondo di oggi è ben lontano dalle speranze di quelli che avevano finito la guerra, si erano sacrificati. Parlo anche dei, degli antifascisti, dei prigionieri politici, di tutti quelli che avevano creduto nella democrazia e che oggi eh, trovano intorno a loro un mondo in cui la prevaricazione, la corruzione che la fanno da padroni si domandano ma valeva la pena? C'è questa grande speranza invece che c'è in ognuno di noi, che ognuno di noi faccia la propria parte e riesca prima o poi, non si sa quando, ma prima o poi. A sconfiggere l'odio. Io come ultimo atto della, della mia vita ho cercato di eh, fare questa commissione contro l'istigazione all'odio in cui vedi che arrivo e eh, gemellato con, con, questa, con questa commissione proprio perché si possa fare qualche cosa per combattere questo bacillo terribile che è l'odio a volte non si sa neanche verso chi ma che bisogna per forza odiare qualcuno qualche cosa eh, perché solo così ci si sente uomini o donne del 2021 secondo me il punto chiave di questa commissione contro l'odio e che eh, noi in generale eh, eh, quando parliamo eh, di male pensiamo alla catastrofe che si è consumata invece non pensiamo mai che prima che una catastrofe si consumi ci sono degli atti di preparazione c'è una scrittrice filosofa Anarend Arendt che dice che il male è come una stazione in sostanza no? il treno parte e va alla prima stazione, alla seconda, alla terza e alla fine eh, si può arrivare si può arrivare ai campi di concentramento, si può arrivare al male estremo, no? E allora il male non si presenta in modo definitivo, ma si presenta piano piano. Quindi tu come vedi questa commissione? Che funzione questa commissione può avere per la società? Un conto sono le intenzioni, un conto poi è la realizzazione ed è una fase. E poi bisogna vedere i risultati ecco ci sono delle audizioni particolarmente interessanti per esempio nominiamo quella del censis lì è stato raccontato della impossibilità da parte dei presidi delle scuole di eh, poter avere una volta una soddisfazione chiamando i genitori di bulli che ce ne fosse uno che aveste detto mio figlio, mia figlia hanno fatto un'azione violenta assolutamente sbagliata, sono d'accordo con voi, no, nessuno di questi genitori dei bulli ha fatto una cosa diversa che prendere le parti del figlio con grande violenza e questo è una sconfitta terribile della scuola. Oggi è il bullo che, che è il più importante della scuola. In questo lavoro della commissione una cosa è la denuncia no? di un'istigazione, attraverso la denuncia tu mobiliti una società e fai prendere posizione. Però eh, esiste secondo te una terapia per diciamo, insegnare la gentilezza? per insegnare il rispetto che permette, può permettere alla società di trasformarsi si parla spesso dei giusti in fondo i giusti sono minoranze che dicono di no ma le minoranze possono esistere anche rispetto al bullismo rispetto all'odio online rispetto all'odio sui social no? come si possono convincere le persone a non odiare Domanda a cui non è facile rispondere perché è ovvio che uno che mette in mente di fare una commissione contro l'istigazione all'odio, l'antisemitismo, il razzismo, eccetera, ha una speranza che questa serva, ma è giusta la proporzione che tu hai fatto tra mille ragazzi che mi ascoltano e due ricordano anni dopo e beh è su quei due lì che bisogna sperare perché se tu pensi oggi che su netflix il film più visto è un, un film che mi pare si chiami squib game è una cosa di una crudeltà incredibile i lavori della commissione sono seguiti da decine di persone. Questo game è seguito da milioni di persone. Combattere contro la violenza descritta commercialmente a questo livello eh, non è facile. E quindi, alla tua domanda è difficile rispondere. C'è una piccola luce che rimane sempre accesa e che è la speranza perché se non ci fosse la speranza beh allora non ci sarebbe speranza <ride> ecco. è molto interessante questa, questa tua lettura di questo eh, di questa di questa serie no perché praticamente questa serie propone come valore l'odio, cioè se tu odi e elimini, allora diventi una persona rispettabile. Quindi l'odiare l'altro diventa un'aspirazione, ecco. C'è sempre nella società diciamo, una sorta di concorrenza, no? Provincia l'emulazione del bene o l'emulazione del male. Laddove vince l'emulazione del male, c'è la zona grigia e si finisce ai campi. Dove vince l'emulazione del bene, allora abbiamo i partigiani, i resistenti, abbiamo i combattenti. No? La tua speranza su che cosa si poggia oggi? Ma guarda, se non avessi speranza non avrei neanche messo in piedi questa commissione. Quindi, io spero sempre in quei pochi o poche donne, quei pochi vessilliferi del bene e del e del fatto di non odiare e non vendicarsi. Adesso non voglio, non voglio esagerare, ma si dovrebbe forse aggiungere un articolo della nostra meravigliosa Costituzione, che già l'articolo 3 dice tutto quello che andrebbe detto oggi, in cui ci fosse un, un dovere, un dovere del cittadino, di non odiare. Ricordo queste riunioni eh, alla memoriale, parlati della parola indifferenza, e io volevo aggiungerti qualche cosa no? e, e, e penso invece che hai fatto molto bene, no? quindi proprio ecco, Credo che in fondo la parola indifferenza e la parola giusti non sono in antitesi, nella misura in cui tu una persona buona, quella che dice di no, la fai conoscere, fai conoscere chi ha aiutato un migrante, un afgano, chi è il ragazzo che è andato contro il bullismo, tu che cosa fai? Attraverso queste persone insegni i comportamenti e fai sì che queste persone possano essere punti di riferimento, perché o la società ha come riferimento questi odiatori, oppure queste persone. Infatti. Perché quando si parla di fare la scelta, che è il contrario dell'indifferenza, chi fa la scelta? Quello che sente il desiderio di giustizia dentro di sé e quindi è un giusto. Eh, eh, in fondo la speranza eh, eh, si appoggia su questo, su delle persone responsabili. Eh, noi non abbiamo. Non, non, non abbiamo mai pensato un'ideologia, abbiamo sempre pensato che si tratta sempre di valorizzare in ogni contesto le persone differenti e di farle conoscere la società attraverso il lavoro dei giardini. In questi giardini ogni volta, mettendo appunto un nuovo albero, ricordando una persona, mostriamo alla società le persone che resistono. E questa è la speranza. E quindi noi siamo grati a queste persone. Sicuramente molto grati a queste persone, guai se non ci fossero queste persone. È sempre un piacere, oltre che un onore, credo anche una fortuna poter ascoltare le parole di, di Liliana Segre e anche eh, un aggiornamento costante delle, di quello del suo pensiero su, sull'attualità, su quello che succede addirittura sulle, sulle serie di Netflix che effettivamente eh, colpiscono le sue parole ci colpiscono perché davvero ci fanno, ci fanno riflettere, ci fanno capire che dobbiamo riflettere su tutto quello che ci succede tutti. I giorni, perché non basta terminare la, la riflessione in un determinato momento, ma tutto quello che accade nella quotidianità ha bisogno di essere capita, compresa e anche letta con uno sguardo, con uno sguardo critico, appunto, sempre, sempre vigile. Eh, abbiamo parlato anche con Liliana Segre di Giusti, lo abbiamo fatto fino ad adesso, adesso eh, cambiamo faccia, cambiamo il lato della medaglia, andiamo a parlare eh, del lato diciamo, dei carnefici, delle loro motivazioni ideologiche e dei meccanismi che portano eh, a scegliere la violenza. Eh, in che misura possiamo dire quindi che eh, diciamo, l'atto del genocidio è un atto razionale? Eh, ne parliamo oggi, ce ne parla oggi. Santi Gebert, editorialista di Gazzetta Viborcia, ex inviato di guerra nei Balcani, membro di Solidarnosc, scrittore attivista polacco. Non so se c'è il microfono, perfetto, ok, Alla, a lui la parola. Buonasera e scusate il mio italiano un po' approssimativo. Uh, quando si parla di genocidi si usa spesso parole bestialità, barbaria, oppure almeno medioevo, oppure psicopatia, sadismo. E queste parole hanno un certo valore, dicono i carnefici non sono noi. Sono un'altra razza di gente, un altro tipo di gente. Certo bisogna combattere, condannare, però noi non siamo mesi in causa. Uh, invece questo mi sembra un sbaglio fondamentale. I, I carnefici, i perpetratori di genocidi, anche quelli con i quali ho parlato, sono persone morali. che hanno fatto questo che hanno fatto perché consideravano che era giusto. Uh, mi ricordo di conversazioni che ho avuto con dei genocideri ruandesi in prigione a Kigali, che mi dicevano che ammazzare gente non gli faceva piacere per niente. In più è un lavoro fisicamente molto duro, l'uomo è un grande animale e ci vuole forza e tempo per ucciderlo. Ma io, Signore, dicevo, sono una persona seria. Se tutti ci vanno, io non posso rifiutare di fare la parte mia. Soprattutto perché lo facciamo nell'interesse comune, per fa fare così che il mondo divenga migliore. E con questa gente qui il mondo mai sarà migliore. Questa gente qui può essere Tutsi come in Ruanda, ebrei come in Europa, armeni nell'impero ottomano, contadini ucraini durante il Holodomor. E l'idea che è una cosa razionale e giusta di eliminarli per assicurare un mondo migliore per tutti gli altri è la motivazione fondamentale dei genocidari. È stata espressa al meglio da Heinrich Himmler, lui stesso, in un discorso che ha fatto nella città polacca occupata di Poznań, 43, di fronte a un auditorio di alti ufficiali dell'ASS. E Himmler ha detto che noi tutti, come ci siamo presenti qui, tutti sappiamo che cosa significa vedere 10.000 salme umane sul campo. Siamo tutti autori di una pagina gloriosa della storia del popolo tedesco che mai sarà scritta, ma che bisognava fare per assicurare un mondo sicuro per noi, i nostri nipoti. Però, ha detto Himmler, non ci abbiamo preso nemmeno un FENIC, il che era falso. Gli SS non soltanto uccitavano, ma rubavano le loro vittime, però lo rubavano non per profitto personale, ma per interesse di Stato, almeno questa era la teoria, e infatti ci sono stati dei tribunali di guerra contro SS che hanno preso a conto personale questo che bisognava mandare nella cancelleria del Reich. Quindi, visto che non lo facciamo per piacere, non lo facciamo per interesse proprio, rimaniamo morali. Nella storia dell'umanità c'è una figura ricorrente, quella del criminale pentito. Succede Tante volte che quelli che hanno commesso dei crimini anzi terribili quando erano giovani, più tardi si rendono conto di questo che hanno fatto, se ne pentano, fanno prove di compensare il male che hanno fatto, ridiventare morali nei loro propri occhi, perché se no non possono dormire da noi. I genocidari muoiono di vecchiezza nei loro letti con una coscienza tranquilla. Non hanno fatto male, hanno fatto il necessario. Questo è tutto un altro discorso. È per questo che la prevenzione del genocidio deve cominciare oggi anche in paesi dove non c'è un vero rischio che cominciamo a uccidere i nostri vicini per motivi qualsiasi, se non delegittimizziamo l'idea che si può eliminare certe persone per il beneficio, il buono comune il progresso, l'interesse dell'umanità o almeno della nazione o della classe, se questa idea non viene condannata in modo assoluto, il rischio del genocidio c'è. È per questo che il genocidio non è barbaria, è l'inverso della barbaria. Si può dire che il genocidio è il figlio illegittimo dell'illuminismo, dell'idea che lo Stato è responsabile per il progresso delle popolazioni eh, dal da, da Stato amministrate. Fino all'età moderna non veniva a nessuno, nessuno l'idea che i vari re e principi sono responsabili del benessere dei loro soggetti. Ma il Stato che è responsabile per il progresso non può non agire se ci sono gente che si oppongono a quel progresso, stanno di mezza. Come lo diceva Hitler nel Mein Kampf, questo che sentiamo verso gli ebrei non ha niente di personale. Il medico che combatte la peste non è che odia personalmente i bacilli ma vuole sostenere una forma di vita superiore, cioè l'umano, contro questo che lo minaccia, cioè i bacilli. Non è una cosa emozionale, Hitler anche uh, sottolineava che lui è contro l'antisemitismo emozionale perché è imbecille, l'antisemitismo deve essere razionale che proviene dalla realizzazione che l'esistenza degli ebrei è contraria all'interesse dell'umanità. E quindi gli ebrei vengono eliminati. Lo stesso discorso l'ho sentito a Kigali in Ruanda, um, da un genocidario appena uscito di, di prigione, che mi chiedeva, sa come noi chiamiamo i Huzzi? il che significa eh, scarafaggi, no? uh, pensa che è casuale? Cioè, certo che i scarafaggi vogliono vivere, ma anche io voglio vivere senza scarafaggi in casa mia. E sono sicuro, dice, cioè, lei è una persona intelligente, mi darà retto che quando ci sono scarafaggi in casa bisogna liberarsene. Il problema è che viviamo tutti in stati moderni, progressivi, nel quale l'idea che lo Stato ha il diritto di imporre limitazioni, um, di avanzare politiche nel nome dell'interesse comune, è una idea fondamentale. E molto bene così. Cioè, senza questo non ci sarebbe stato... Il sistema medicale, il sistema di educazione, la guadagnanza dei diritti. Però questo implica che del Stato si può fidare. Tutta la storia contemporanea dice che no, o almeno non sempre. Nel libro di Romeo Dall'Er, che era comandante dei caschi blu a Chigali durante il genocidio, c'è una. Piccola osservazione, lui scrive che in febbraio 1994 abbiamo saputo che il Ministero dell'Educazione ruandese ha mandato un circolare ai professori di scuola chiedendogli di stabilire liste di studenti nelle loro classe secondo la classificazione etnica Tutsi, Utu o Tua e scrive da ci sembrava un po' strano però succedeva del tutto non avevamo avuto tempo di guardare questo di vicino e il genocidio ha cominciato due mesi dopo e io provo di immaginarsi professore di scuola ruandese che riceve quel circolario ovviamente è una stronzata però sarebbe la prima stronzata in un circolario ufficiale del ministero beh lasciamo perdere e poi Forse c'è una ragione legittima, forse voglio comparare i risultati scolastici tra i vari gruppi per sapere se non, si, non bisogna cambiare attribuzioni, bugetarie. Cioè, insomma, è problema loro, loro mi chiedono, io lo faccio. Queste liste ovviamente erano liste per l'ecidio. I bambini non avevano carte di identità personali nella quale la loro appartenenza a tale o tale gruppo era stabilita. Era sulla base di queste carte che si faceva l'eccidio perché, fisicamente, nella maggioranza dei casi, non si poteva fare la differenza tra utu, Tutu e utzi, uh, Tutsi e Hutu um, per, per strada. E così questi professori hanno preparato liste per l'eccidio. Ma allora quale sarebbe la soluzione? Ovviamente si potrebbe sperare che la risposta sarebbe che tutti i professori di Ruanda dicano al Ministero provate che esiste una ragione legittima per la stabilizzazione di queste liste, provate le, le vostre motivazioni, le vostre ragioni, eccetera, eccetera. Tutti conosciamo gente che funziona così è impossibile di lavorare con loro. No? Uh, tutti sappiamo che una normale collaborazione al seno di istituzioni uh, presuppone una uh, fiducia fondamentale nell'interesse comune realizzato dallo Stato e delle sue agende, e le persone che si comportano così. Uh, finalmente vengono licenziate perché non si può lavorare con e è vero cioè, questo non è una figura retorica è impossibile lavorare con loro e sono loro che salvano l'umanità nei casi quando finalmente abbiamo saputo che loro hanno avuto ragione um, ho, ho l'onore di conoscere dei giusti polacchi tra quelli che hanno salvato ebrei durante la guerra, e ho sempre provato di trovare un tratto comune tra di loro. E non è possibile, cioè non, non è che hanno delle qualità sociologiche, comuni possono essere dei contadini, semplici o professori di università. Politicamente sono di sinistra a destra, possono essere molto religiosi, possono essere militanti atei. C'è soltanto una cosa che hanno in comune: non riescono a lasciarsi convincere che non è responsabilità loro. Mi ricordo un vecchio signore che mi ha detto, Sa, de de devo ammettere, cioè, non, non lo direi mai pubblicamente, ma devo ammettere. Io non amo tanto gli ebrei, non era di questo che si tratta, ma io non potevo permettere che si uccida gente perché erano nati così e non diversi. Allora forse qui c'è un elemento di soluzione, forse se educhiamo i nostri bambini, che è sempre responsabilità loro che non è possibile passare oltre e non vedere. Quindi, come ha detto Liliana Segre anche in questa intervista, che non si può essere indifferente. Un sopravvissuto ebreo-polacco, Marian Turski, ha fatto un discorso ad Auschwitz, nel quale ha detto che c'è un undicesimo elemento dei, di, del decalogo che dice non sarai indifferente. E questo significa che quando si vede qualcuno che è vittima di una ingiustizia, si aiuta questa persona. Questo significa ad esempio che oggi in Polonia, sulla frontiera con la Bielorussia, ci sono persone che aiutano i profughi, li fanno passare, li danno da mangiare, da bere e non li denunciano la guardia, guardia frontiere che li avrebbero buttati fuori dal, dal, dal muro per fare un'ennesima tentativa di entrare in Europa. Questo lo so, so che queste persone esistono anche se non lo dicono in pubblico perché sanno che... Verrebbero censurate dello Stato e forse anche dei vicini. Queste persone non è che vogliano una immigrazione in Polonia, ma non potrebbero continuare a vivere sapendo che per loro indifferenza qualcuno ha sofferto, qualcuno è morto. E se riusciamo a educare così i nostri bambini? che l'indifferenza è sempre inaccettabile, allora forse abbiamo una chance di più a resistere al prossimo genocidio, infatti forse abbiamo una chance di ridurre la probabilità di un nuovo genocidio. Però sì, Auschwitz una volta creato non sparisce. E per concludere, um, vorrei ricordare una conversazione che forse tanti di voi avrebbero conosciuto tra Jan Karski e il giudice Frankfurter. Jan Karski era un emissario della clandestinità polacca durante la seconda guerra, che era testimone nel, nel ghetto e in un campo, e che ha portato la sua testimonianza ai al leader alleati che non erano tanto interessati a sentirlo. Roosevelt gli ha chiesto di incontrare il giudice Frankfurt, il giudice della Corte Suprema, che era anche un importante leader della comunità ebrea americana. Karski gli ha fatto il suo rapporto e Frankfurt dice, Giovanotto, io non posso crederla. Karski risponde, Ma signor giudice, io sono un ufficiale dell'esercito polacco. E Frankfurt dice, No, non mi ha capito. Io non dico che questo che lei dice non è vero. Io dico che non posso crederla, è un'altra cosa. Perché Frankfurter era di questa benedetta generazione che ancora non poteva immaginarsi che uomini co costruiranno delle fabbriche a uccidere uomini. Ma noi non abbiamo più uh, questa... Beata in conoscenza di Frankfurter. Noi sappiamo che è possibile perché è successo. E quindi non abbiamo alibi. Grazie. Grazie, veramente grazie per questo splendido intervento che sicuramente fa, fa riflettere. Um, abbiamo sentito oggi eh, tante parole che si sono, si sono ripetute: abbiamo sentito la parola scelta, la parola indifferenza, la parola responsabilità, e sono tutte parole che, quando si parla di giusti e di prevenzione di genocidi, tornano. Um, tutto questo però, eh, tutte queste parole hanno in comune un, un grande obiettivo, che è l'obiettivo dell'educazione, come appunto abbiamo sentito anche oggi, eh, perché naturalmente è dall'educazione, l'educazione è lo strumento più importante per evitare che si ripetano nuovi genocidi o comunque che si ripeta quella catena dell'odio che può portare a nuovi genocidi. Ecco, proprio per l'educazione eh, come Fondazione Garivo abbiamo pensato a diversi strumenti eh, per mettere in condizione sia gli insegnanti, gli studenti, ma anche i lettori del, del nostro sito, i nostri follower sui social network, eh, di ehm, approfondire lo studio di, di tutti i genocidi e delle figure dei giusti. Eh, sto parlando eh, nel dettaglio, di, innanzitutto, dell'Enciclopedia dei Giusti, che è attualmente presente. Eh, in due lingue sul nostro sito sul sito di Garivo e poi di un secondo strumento eh, cioè un libro eh, il libro è Domande sulla memoria che è un volume collettivo che è il primo volume della collana che la fondazione Garivo ha inaugurato insieme alla, eh, alla casa editrice Cafoscarina eh, ed è appunto il primo libro che eh, qui vedete appunto dietro, dietro di me o in diretta per chi ci sta seguendo su youtube e su zoom eh, e che è appunto il primo volume della, della collana Campo Libero eh, che proprio si eh, ha come obiettivo quello di eh, iniziare eh, con dare gli strumenti per lo studio di tutti i genocidi e quindi anche per la comprensione del perché è importante davvero riflettere sulla prevenzione dei genocidi. Di tutto questo ci parla oggi Francesco Cataluccio, scrittore e responsabile editoriale della Fondazione Garivo. Grazie. Buonasera. Esiste nel linguaggio filosofico tedesco un concetto affascinante, Ein Gedenken, è un'idea nata dalla prosa del giovane Ernst Bloch, il filosofo del principio di speranza, e passata a Walter Benjamin, che ne ha fatto un concetto cardine del suo pensiero. Il verbo Gedenken vuol dire essere memory, con l'aggiunta del prefisso ein si può tradurre come rimemorare. Secondo Benjamin ciò significa irruzione nel presente di un'esigenza che viene dal passato, non nel senso di una ristorazione di ciò che fu, ma in vista di una nuova e originale esperienza del presente. Il passato in determinate occasioni irrompe con le sue esigenze nel presente facendolo saltare. Stiamo quindi parlando di un passato che non avrebbe esaurito le sue possibilità nel momento in cui si presentava in cui accadeva, un passato cioè che conterrebbe una sorta di slancio verso il futuro, come l'angelo novus di cui parla Benjamin nella nona tesi delle sue tesi, tesi di filosofia della storia, un angelo trascinato verso il futuro a, cu a cui volge le spalle, tiene lo sguardo rivolto al passato che appare come una sorta sola catastrofe che accumula senza tregua rovine su rovine. E mantiene però l'ansia di trattenersi e destare i morti per render loro giustizia. Questa è, in un certo senso, la filosofia dei Giardini dei Giusti, fin dal primo, dal primo sul Monte Stella di Milano, una collina fatta con le macerie della guerra. E in più di cento luoghi in Italia e in Europa, dove la memoria e il racconto delle storie dei Giusti irrompono nel nostro presente per insegnarci a vedere, prevedere, e prevenire genocidi, l'odio e il razzismo. I giardini non sono dei parchi del ricordo, né un lapidario dei buoni, sono luoghi che invitano a guardare al futuro, studiando, riflettendo e raccontando le storie di coloro che hanno scelto, rischiando di salvare, rischiando di salvare gli altri, la verità dei fatti, la dignità e l'umanità, dimostrando che anche nelle situazioni più drammatiche e controverse è possibile restare umani. La Fondazione Garivo sta lavorando a tempo all'enciclopedia digitale dei giusti che racconti e documenti le loro storie, le mantenga vive, rendendo giustizia ai morti e anche a qualcuno, per fortuna, ancora vivo. Uno strumento didattico importante e uno stimolo a costruire nuovi giardini che aiutano soprattutto gli studenti a indagare, ricercare i documenti, intervistare i testimoni o i loro parenti, scoprire anche le contraddizioni che si annidano in ogni storia umana e che la rendono però più vera. Raccontare le storie dei giusti è il modo più efficace per imparare a vedere che la storia e le storie personali sono terribilmente complicate e mai in bianco e nero. Più volte abbiamo ribadito che i giusti non sono dei santini o degli eroi mitologici. La loro verità e grandezza sta anche nelle loro contraddizioni e indecisioni. Come scrisse Anna Arendt di Walter Benjamin, trovare e raccontare i giusti è un lavoro da ricercatore di perle. E così fece il magistrato israeliano di origine polacca Moshe Beysky, sopravvissuto alla Shoah, Grazie alla generosità dell'industriale tedesco Oskar Schindler. Come ha ricordato Gabriele Nissi nel tribunale del bene, Besky si batté perché nel 1963 quel tedesco, cioè Schindler, venisse considerato un giusto nel giardino di Ad Vashem a Gerusalemme. Schindler era un imprenditore nazista, moralmente non certo irreprensibile, che sfruttava la manodopera gratuita dei prigionieri ebrei a Cracovia. Però quando anche per loro era arrivato il momento di essere ammazzati, ebbe un problema di coscienza, un barlume di umanità e grazie alla famosa lista di Schindler riuscì, rischiando, a salvarli quasi tutti. Nel buio della notte della storia, le perde dei giusti illuminano i momenti di umanità e coraggio. Il problema di questo lavoro, oggi, è che l'Europa sta illudendosi di tenere fuori il futuro rifugiandosi nel peggio del suo passato. Muri! leggi liberticide, ostilità verso gli stranieri, conformismo timoroso e rancoroso. In questo modo non è facile insegnare che giusti sono anzitutto persone che hanno contraddetto le leggi, intuendo la difficile verità del principio sancito dal Tribunale di Rorimberga. Gli ordini sbagliati non si eseguono, le leggi sbagliate e i muri antiumani si aggirano. I giusti sono spesso come Antigone, che si ribella all'ingiusta e crudele legge di Creonte, anche se giustificabile con la ragione di Stato, che proibisce la sepoltura di Polinice. Lei trasgredisce in nome della pietà, dell'amore fraterno, della legge non scritta del diritto umano a essere sepolti. Per questo Simone Veil ha scritto che Antigone fa parte del patrimonio umano e ideale di ciascuno di noi. Durante l'occupazione nazista a Kaunas, che allora era la capitale della Lituania, Jan Swarthlake, un venditore olandese di apparecchi radiofonici, diventato per necessità console e il diplomatico giapponese Kyune Sugihara, non obbedirono alle autorità dei propri paesi e alle leggi dell'occupante, falsificando documenti, riuscirono a far scappare diverse migliaia di ebrei come l'italiano Giorgio Perlasca, commerciante di carne in Ungheria, che si spacciò addirittura per console spagnolo, anteposero alla legge, alle regole della diplomazia, la volontà di salvare chi sarebbe stato altrimenti ucciso. Così ha fatto più recentemente, e in condizioni meno tragiche, anche il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, condannato a molti anni di carcere per essersi Adoperato per aiutare chi sbarcava andando contro la legge, con scorciatoie anche discutibili, ma convinto disinteressatamente che fossero l'unico un modo per risolvere problemi reali, per far funzionare lo Stato e aiutare le persone. Ha seguito anche lui una legge più grande, quella dell'uguaglianza e del diritto alla dignità di ogni essere umano, legge che per fortuna in Italia è affermata dalla Costituzione. Di fronte alla stazione ferroviaria di Trieste c'è uno spelacchiato giardino pubblico con qualche malmessa panchina. Là, Lorena Fornasir, insieme al suo compagno Gianandrea Franchi, che hanno fondato l'associazione di volontari Linea d'Ombra, curano i migranti, medicano i loro piedi con bende, cerotti e disinfettanti, per evitare che dopo aver camminato tanto finiscano per essere vittime di infezioni. Ne hanno parlato i giornali di Mezzomondo e ne ha scritto Adriano Sofri. La polizia di Trieste ha perquisito il loro appartamento portandosi via documenti, telefoni e computer. L'ipotesi di reato è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quel giardino di Trieste è una cosa viva, è un segno di umanità, è imparentato quindi anch'esso per i valori che vi si praticano con i giardini dei giusti. Proprio perché anche i Giardini dei Giusti raccontano a tutti le vicende di coloro che, ascoltando la propria coscienza, hanno agito per fermare il male, per prevenirlo, per stemperare i suoi effetti. Il loro valore simbolico è grande. La stessa esistenza di questi alberi è un'isola nei parchi, nei cortili delle scuole e nelle istituzioni che testimonia di una comunità di persone che ha dato un valore alle gesta di individui coraggiosi, come le figure come la figura della pazza, tra virgolette, Antigone, che rompe il muro dell'indifferenza, sono simboli che sopravvivono al trascorrere del tempo e non scompariranno mai nella coscienza e nella memoria di ciascuno di noi, perché sono una delle armi migliori che abbiamo contro l'indifferenza. Liliana Segre, l'abbiamo sentita prima, deportata a Auschwitz quando aveva 13 anni, ha voluto che sul muro del memoriale della Shoah sotto la stazione ferroviaria di Milano ci fosse scritta solo la parola indifferenza. Spesso mi chiedono come sia potuto succedere e io rispondo sempre con questa parola, indifferenza. Se pensi che una cosa non ti riguardi e ti volti dall'altra parte, è lì che inizia l'orrore. I giardini dei giusti sono luoghi della memoria. Para la nostra coscienza etica. La memoria va coltivata come una cosa viva, non celebrativa e ricorrenziale, e necessita di una continua riflessione e riconsiderazione. Non va mai data per scontata, né ci si può accontentare una volta per tutte di ciò che racconta. Per questo la Fondazione Garivo ha promosso e appena pubblicato il volume Domande della memoria", sulla memoria, che dà conto di un'ampa discussione tra studiosi sul significato odierno della memoria e sulla concorrenza tra le memorie. Altri volumi come questo seguiranno perché c'è un gran bisogno di riflettere e discutere senza pregiudizi. Non si può infatti continuare a ignorare che, dopo l'enorme e per certi versi inedita tragedia della Shoah, altri popoli sono entrati sulla scena per chiedere il riconoscimento dei loro genocidi. Gli armeni, i ruandesi, i cambogiani, i rom, gli ucraini, i Rohingya, gli Uiguri. Il filosofo ceco Jan Patočka, fondatore della Carta 77, deceduto dopo un interrogatorio della polizia, esortava a creare una solidarietà degli scossi come impegno morale di tutti gli offesi verso una nuova umanità. La memoria non può essere una cassaforte identitaria, è appunto un'irruzione nel presente di un'esigenza che viene dal passato. Grazie. Grazie Francesco, ricordiamo che eh, è possibile eh, che sul sito di Garevo è dedicata un'intera sezione al, eh, sia al libro Domande sulla Memoria sia alla collana eh, Campo Libero. Eh, il libro poi Domande sulla Memoria eh, si, può, si potrà acquistare nelle librerie oppure andare direttamente sul sito di Ica Foscarina o anche su Amazon. Um, abbiamo finito gli interventi uh, previsti per questo pomeriggio, adesso si apre lo spazio per le domande. Um, raccoglieremo sia le domande uh, qui in sala sia le domande di YouTube e di Zoom, cercheremo un po' di raccoglierle e uh, così le faremo uh, un po' per volta a, a tutti i relatori. Non so da dove vogliamo cominciare. sala. Facciamo sala. sala Cominciamo dalla sala, va bene. Non si vedono delle mani. Se avete delle domande io arrivo c'è la mia tuo collega tuo... con il microfono che così <ride> passa direttamente da voi. Non si vede nulla. L'imbarazzo. Sono Anna Maria Samueli, mi occupo in garivo di, della sezione didattica e, e volevo chiedere al dottor Geber, eh, sottolineare quello che lui ha detto sul, sul bene che riveste il male. E questo è un punto importante quando incontriamo gli studenti, perché noi li sollecitiamo sempre a cogliere i segni del male al loro sorgere, che possono essere le parole di odio, eccetera. Ma è sempre molto difficile portarli a livello della ideologia, far capire loro quale ideologia. Cioè, okay. Ecco, volevo chiedere se poteva sottolineare no, per un po' questo domande, punto, no grazie. Grazie per, eh, ah, ecco. grazie per la domanda, grazie per la domanda, ha assolutamente ragione. Cioè, questo è molto difficile perché. Um, il male che si riveste del bene fa appello a un sentimento molto naturale. Ma noi difendiamo i nostri interessi come gli altri difendono i loro interessi. E quindi, che c'è di male a preferire i nostri dai non nostri? Uh, e ovviamente. Uh, L'argomento principale è quello del pastore Niemöller quando sono venuti a prendere gli ebrei. Io non ho reagito perché non ero ebreo. Sono venuti per i comunisti, non ho reagito perché non ero comunista, eccetera, eccetera. E poi sono venuti a cercare me e nessuno ha reagito nel, nella mia difesa. Quindi si può fare appello a una specie di. Interesso proprio educato, che abbiamo interesse a proteggere gli altri perché anche noi possiamo essere altri negli occhi di un altro. Okay. Questo ovviamente non risponde alla potenza dell'appello ideologico a che noi e questi che sono come noi combattiamo insieme noi fratelli contro un mondo che ci vuole del male, che siano fratelli d'Italia o fratelli di Polonia non importa molto. E' è vero che la solidarietà umana non sembra tanto sexy, non ha banniere, non ha eroi, non ha martiri, non ha simboli e monumenti. E' è difficile convincere soprattutto giovani che cercano delle ideologie che risolvono il problema al loro posto. Cioè, L'ideologia serve a non pensare, perché pensa al posto mio e mi dà le risposte, io non devo nemmeno porre le domande. E quindi nella maggioranza dei casi non ce la faremo. Nella maggioranza dei casi bisogna essere molto contenti che si può fare appello a, appunto a un interesse proprio che dice che non vale la pena di andare questa strada perché anche tu potrai essere una volta la vittima. Ma ultimamente la domanda è... Va bene. E quindi proteggiamo il nostro interesse al costo del loro interesse, e sei sicuro che vuoi che i tuoi figli le tue, le tue figlie vivano in un tale mondo? Quando uno ha 17 anni non si pensa molto alla progenitura, è vero, ma l'argomento che io ho trovato che funziona anche quando si parla con dei nazionalisti ideologizzati e, o, che, e che odiano, era appunto questo: è veramente il mondo che vuoi per i tuoi bambini, il mondo dove quelli che sono più forti hanno ragione. Io sono sicuro che non lo, non lo voglio per i miei bambini, per i miei nipoti, per me la, la, la cosa è risolta. Ma bisogna sapere. Che I nostri argomenti non sono sexy. Bisogna rendersi conto della limitata influenza che possiamo avere e quindi anche bisogna rispettare ognuno che viene di parte nostra. Il che non è difficile e le proporzioni sono contro, contro di noi: le proporzioni di forza. Ma c'è una bellissima aneddota hasidica cioè di questi ebrei mistici che Eli amava molto, um, si trattava di un giust, uh, giusto a Sodoma, che è venuto anni prima della distruzione della città, si è messo su un barile sul mercato e ha cominciato a predicare, a spiegare agli abitanti di Sodoma che pecca sono peccatori, fanno male, rischiano la dannazione eterna, eccetera, eccetera nessuno lo sentiva. E finalmente un giorno si è fermato un ragazzino, l'ha guardato e ha detto, senti, tu stai su quel barile da, da prima che io sia, sono nato e continui sempre a dire la stessa cosa. Pensi veramente che ci convincerai? E il giusto ha detto, sai quando sono arrivato in queste città, sì, avevo questa speranza. Ora so che non succederà, ma non posso. Non parlare, perché questo significherebbe che voi mi avete convinto. Eh, ma io voglio ringraziare Gabriele Nissim per la straordinaria opera che, sta, che ha condotto che sta conducendo a Milano. E voglio fare una sottolineatura. Io sono molto preoccupato, parlo a nome dell'Ampi Provinciale di Milano, per la deriva nazionalista, le chiusure di intolleranza, di egoismo, ma soprattutto per la xenofobia e per l'antisemitismo che mai come in questo secondo dopoguerra si sta rivelando con grande forza. Eh, conosciamo tutte le vicende eh, eh, di Liliana Segre, i continui insulti e minacce cui è stata eh, sottoposta, ma anche eh, queste eh, manifestazioni, Novax e eh, no Green Pass, che paragonano le misure anti-Covid alla e al regime nazifascista. Io credo che occorra una grande iniziativa di carattere ideale, storico e culturale il Presidente della Repubblica ci ha detto che la cultura è l'elemento che ci può salvare dalla barbarie io volevo citare, e eh, finisco eh, una frase eh, di Primo Levi che eh, è nella prefazione di Se questo un uomo, che secondo me spiega bene cosa è all'origine eh, della barbarie e delle, dei genocidi Primo Levi scrive a molti individui o popoli può accadere di ritenere più o meno consapevolmente che ogni straniero è nemico. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come un'infezione latente, si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora al termine della catena sta il lager. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza, finché la concezione sussiste le conseguenze ci minacciano. La storia dei campi di distruzione dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo. Credo che questo sia uno monumento straordinario, le parole di Primo Levi sono sempre straordinarie, che è validissimo oggi quando affrontiamo il problema dei genocidi. Grazie. Sì, buonasera, io sono Andrew Spannaus, io sono un giornalista americano, la stampa est. Vi ringrazio per tutti questi interventi molto interessanti. Volevo fare una domanda su, sui migranti, sull'immigrazione, che è stato citato come tema più volte. Eh, cioè, cosa pensate del, del modo in cui gli stati oggi affrontano l'immigrazione? Io penso agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sicuramente negli ultimi anni, soprattutto con, uh, con Trump, ci sono stati momenti in cui uh, molto brutti, in cui appunto lungo il confine si sono trattate le persone in modo terribile oggi, uh, anche quest'anno, ci sono stati dei grossi problemi perché le, le, la polizia di frontiera non era e non è preparata per il numero di persone che sta arrivando, però gli Stati Uniti. Ogni anno danno più di un milione di, di permessi per stare nel paese, no? Senso, quindi dico da americano o posso dire da una persona che vive in Europa, mi chiedo se, e eh, chiedo a voi il vostro parere, se il problema è migliorare queste leggi, cioè dire dobbiamo prendere due milioni, o, o diciamo, migliorare le leggi e, le, e il trattamento di chi arriva, oppure è proprio sbagliato come impianto. Cioè, eh, perché sento un po' questo discorso, ma mi, mi interessa sapere perché, perché parlo anche con altre persone di questo. O proprio è dobbiamo cambiare l'idea e dire che le persone hanno il diritto di, di andare più o meno dove vogliono e se sono in difficoltà dobbiamo aiutarle. Grazie. Beh, è chiaramente un, una questione molto, molto lunga da affrontare. E indubbiamente, però, c'è, secondo me, nella, nella percezione della, di molte persone, di molti governanti, di molti anche in diciamo media, il fatto che questo problema dei migranti è un problema insormontabile, cioè si affronta come un problema insormontabile. Eh. Prima Jarach ha parlato appunto del, di questo esempio, secondo me straordinario, cioè il memoriale della Shoah, che comunque non è nato per ospitare i migranti, ma a un certo punto, in una situazione di emergenza, ha dato ospitalità a, a questi migranti. Questo è stato un gesto importante di solidarietà che ha risolto un problema a persone, a bambini, eccetera, eccetera. Noi bisogna porsi da questo punto di vista, cioè non dal punto di vista arrivano i barbari e quindi dobbiamo costruire i muri. Eh, io ho citato prima volutamente l'esempio di Mimmo Lucano, che sicuramente ha fatto anche degli errori, eccetera, eccetera, però questo era il sindaco di un paesino della Calabria spopolato dove non ci sta nessuno. Che si è dato da fare appunto poteva farlo meglio, poteva farlo, comunque sicuramente non merita tutti gli anni di galera che gli vogliono dare, però aveva risolto questo problema insomma con, appunto, cercando di dare una risposta, trovando lavoro, mettendo insieme delle, delle cooperative di migranti, eccetera, eccetera. È proprio un problema, secondo me. Eh, di umanità, cioè, non si può affrontare questo problema soltanto appunto, come un problema di, eh, di guerra no? rispetto a... a... Cioè, insomma, oggi al confine tra la Bielorussia, la Polonia e la Lituania ci sono probabilmente 8.000-9.000 migranti, cioè, non è un problema di... per l'Europa assorbire 8.000-9.000 migranti non è un problema. Che poi dietro a questo ci sia la politica assolutamente criminale di Lukashenko, questo è un altro discorso. Però non è, non è una cosa impossibile. E non, e non è un argomento di dire, beh, ma noi facciamo entrare ora 9.000 e poi allora si sparge la voce e ci saranno domani 18.000. Cioè, questo non è assolutamente un, nessun discorso, è un discorso che a un certo punto la Svizzera ha fatto durante la seconda guerra mondiale, dicendo la barca è piena. no? e persone che tentavano di, di fuggire dalle persecuzioni, dalla dal, sicura morte, eccetera, eccetera, sono state respinte perché appunto la barca è piena, la barca non era per nulla piena, infatti si è visto che poi la Svizzera negli anni 50-60 pigliava centinaia di migranti, lavoratori eccetera eccetera, quindi sono tutte, secondo me sono tutte posizioni che non tengono conto di un problema, che al primo posto se vogliamo appunto, evitare altre tragedie eccetera, tramite eccetera tramite bisogna tramite. mettere l'umanità bisogna prima di tutto eh, eh, anteporre i valori dell'umanità a appunto quello che poi sono delle strumentalizzazioni spesso politiche perché poi il problema dei migranti eh, in America basta pensare a cosa faceva Trump come i, in Europa è stato usato cioè questi migranti vengono utilizzati per battaglie politiche, ma non va bene questa cosa qua, perché non si può usare la, la gente per delle battaglie politiche. So, cioè, la gente de, sta scappando dall'Afghanistan perché i, gli occidentali sono stati così deficienti da fare una politica in questi anni assurda. No? E quindi c'è gente che scappa da là, ma noi abbiamo anche delle responsabilità, non è che possiamo dire a questo punto noi ce ne andiamo, abbiamo sbagliato, abbiamo perso troppo tempo, abbiamo perso troppa gente, arrangiatevi. Questa non è umanità, non sono valori. Cioè, il discorso secondo me è che noi non perché abbiamo cercato di fare e che cerchiamo di fare è che i valori dell'umanità sono le vere leggi, cioè le vere leggi a cui noi dobbiamo prima di tutto eh, rispondere sono i valori dell'umanità. E che se c'è qualche governo che pone dei, dei limiti all'umanità e fa appunto eh, delle leggi liberticide che cioè, queste, non, queste leggi vanno contraddette. I giusti sono persone che, che, che sono andate contro le leggi. Perché se, se rispettavano le leggi, tanta gente non si sarebbe salvata. Le leggi erano quelle che dovevi denunciare il vicino, no? che era ebreo, che era appunto rom, eccetera, eccetera. No, c'è tanta gente che non l'ha fatto ed è questo che va fatto oggi, ancora oggi. Cioè, L'esempio che anche Gabriele e anch'io abbiamo portato di Antigone è che. Creonte aveva anche tutte le sue brave ragioni della ragione di Stato, eccetera, eccetera. Ma Antigone si è ribellata perché per un greco non seppellire un morto era il massimo dell'antiumanità. E quindi, siccome uno per la ragione di Stato dice che, quel, eh, che quell'uomo non deve essere sepolto, deve essere lasciato lì a eh, essere sbranato dai cani. Per, un, appunto, per politica, perché così gli altri imparano, bene, si questa cosa qui va contraddetta, va combattuta, va bisogna andare, come ha fatto lei, a prendere e seppellire questo qua. E' per questo che Simone Weil dice che Antigone è la nostra coscienza, perché è la coscienza del fatto che appunto il Tribunale di Norimberga ha stabilito il fatto che le leggi sbagliate non si eseguono. Tutti quelli che lì si presentavano e dicevano: Ah, ma io che potevo fare? Sono un soldato, mi dicevano di fare quello, l'ho fatto. Beh, qualcuno non l'ha fatto, pochi purtroppo, ma non l'ha fatto. E quelli vanno, vanno considerati, di quelli bisogna parlare. Perché le leggi, appunto, sbagliate non si eseguono. Soltanto per aggiungere, c'è un motivo per il quale gli americani sono più bravi di noi nella situazione dei migrati e che è una nazione di immigrati. Nessuno può dire questa è terra mia e io non voglio stranieri. Però c'è una ragione per la quale nessuno può dire questa è terra mia, perché quelli che potrebbero dirlo sono stati sterminati. E per questo l'esperienza americana, che di una parte è molto incoraggiante, cioè possiamo vivere insieme non intanto che rappresentanti di etnie, ma intanto che cittadini, eccetera, eccetera, e accettare i migranti, nel stesso tempo, grazie a Dio, che questo modo di creare una comunità di cittadini non si può rifare altrove. Però bisognerà trovare un modo di pensare da tut che tutti gli uomini nati qui o non nati qui hanno gli stessi diritti e questa sarà una rivoluzione copernicana nel nostro modo di pensare come lo era l'idea di diritti politici uguali per tutti nati qui in Europa ci sono voluti 200 anni e due guerre mondiali prima che l'idea di, di che tutti nati qui hanno gli stessi diritti viene accettata, non necessariamente osservata in tutti i paesi d'Europa. E il mio paese, per, per <ride> vergogna, è uno che sta retrocedendo su questo, ma almeno ipocriticamente accettiamo che tutti, che siano principi o contadini che non sanno scrivere, che siano donne, maschi, eccetera, hanno i stessi diritti. Se sono nati qui. L il salto da fare è di accettare che tutti nati qui o non nati qui abbiamo gli stessi diritti, non perché noi nati qui siamo tanto gentili a accordarvi questi diritti, ma perché noi riconosciamo l'esistenza di questi diritti. Il che non significa che il mondo intero può trasferirsi in Finlandia dove l'aspirazione di vita è tanto più alta, ma significa che l'idea che visto che siamo nati qui possiamo negarvi dei diritti è falsa. Una volta accettato quel principio, che esistono veramente dei diritti universali che noi non concediamo ma riconosciamo, potremo formulare un programma di accomodazione della migrazione che sarebbe accettabile per ambi due parti, il che significa che ambi due parti hanno diritti e responsabilità. Oggi quando pretendiamo che se lasciamo entrare migranti in paese nostro è la nostra buona volontà, siamo tanto gentili, um, questo implica anche che non abbiamo veramente diritto di chiedere ai migranti delle cose che noi volevamo che siano rispettate. E ovviamente se siamo ipocriti non possiamo chiedere. Se riconosciamo che il loro diritto di vivere qui non risulta della nostra buona volontà, ma dei loro diritti umani, avremo anche diritto di dire vengono rispettati i principi della terra nella quale voi vi insediate e poi dibattere di questo che significa questo riconoscimento anche nell'altro senso, il referendum svizzero, hai parlato della Svizzera, che le moschee non possono avere minareti, è un classico esempio di questo che non bisogna fare, cioè oppure ci riconosciamo mutualmente come esseri umani con stessi diritti, oppure Cadiamo nell'ipocrisia la più pura, ma la soluzione americana a creare un Stato di, di cittadini con diritti uguali, per fortuna, non è più disponibile. Buonasera, sono arrivate diverse domande dal, dal web, ne ho raccolta qualcuna. Eh, la prima è. Um, può la difesa dell'ambiente rientrare nel concetto di giusti? E invece la seconda, come poter educare i giovani a riconoscere il male nella loro vita di tutti i giorni? Eh. Io penso che uno ancora dei punti mancanti, ma non è che eh, che, scusate, non, non è che l'Hemkin e la Convenzione potevano risolvere tutto, però uno dei punti mancanti di riflessione io credo che sia la questione del planeticidio, cioè che noi pensiamo che, rapporto, che non esiste un rapporto tra natura e condizioni umane, invece non è vero perché i cambiamenti climatici portano a migrazioni, Dall'Africa arrivano eh, migliaia e migliaia di persone che lasciano la loro terra non solo perché hanno il miraggio di venire ad abitare qui, ma perché le condizioni eh, di, di, di questi posti con, eh, con, quello che, con le carestie e con, con la desertificazione spingono le persone a spostarsi. Quindi io credo che eh, noi dobbiamo riflettere su... Il rapporto che esiste tra la prevenzione dei genocidi e la questione dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, cioè, ovviamente non è un rapporto meccanico, no? Però e questo è, è, un grande, è un grande problema perché io immagino eh, non è che uno fa del catastrofista, però, se i mari si innalzano e le popolazioni si spostano, e quando, le, e quando succedono queste cose, l'umanità non è che dice ci salviamo tutti assieme. L'umanità si, si comporta esattamente come nella nave Titanic, ognuno eh, vuole salvarsi a spese dell'altro. Quindi, eh, il tema dei cambiamenti climatici, a mio modo di vedere, è legato al possibile tema della prevenzione dei genocidi. Quindi,. Noi dobbiamo avere un pensiero alto per questo, è un pensiero da costruire, no? E, e credo che questo sia molto importante. La seconda domanda è: come si combatte, come si combatte contro l'odio, come si educa? No? Eh, eh, Costanti eh, appunto ha spiegato l'ideologia del genocidario, no? E noi eh, pensiamo sempre. Che, eh, pensiamo lo dipingiamo sempre come quello che fa del male. Invece, andiamo nelle scuole: nei rag i ragazzi che fanno i bullisti sono contenti di fare i bullisti, anzi, sono molto contenti di dimostrare che loro hanno umiliato l'altro. Cioè, nel micro nel, nel, quello che è il microcosmo di una scuola. Ovviamente, non è che ci sono i genocidi. però noi vediamo come delle, le. Come dei, de, delle persone dei ragazzi no? eh, sono orgogliosi di essere bullisti e di umiliare, anzi è motivo di vanto nei confronti degli altri ragazzi allora è questo chiaramente un, un problema eh, io credo un problema prima di tutto di educazione cioè io credo molto nel ruolo degli educatori cioè nel ruolo degli insegnanti cioè eh, a un certo punto eh, eh, si tratta di esprimere su questi comportamenti un'autorità un un morale, quindi come dire, cioè non bisogna stare in, in silenzio. Ma poi credo che si possa aprire un'altra riflessione che, eh, che richiederebbe secondo me anche qui un pensiero, cioè che... Eh, in realtà, alla fine, la persona che fa il bullista fino ad arrivare a essere genocidario non avrà una vita molto bella e felice, no? Cioè, eh, vivrà sempre delle contraddizioni. Ann Arendt faceva questa affermazione, no? Rispetto a quella che chiamava i non partecipanti, no? Cioè, quelli che non hanno aderito al nazismo, e, e diceva: com'è queste persone non hanno aderito al nazismo, non perché seguissero una legge eh, morale o una religione no, perché a un certo punto diciamo avevano un po' il ribrezzo di se stessi cioè alla fine stavano male cioè anche qui cioè il, il, quello, il bullista può, può sentirsi contento rispetto alla classe no? però e a un certo punto vive anche dentro di sé qualcosa di sgradevole, no? perché è qualcosa che va contro appunto a un'idea di pluralità umana, cioè insomma, c'è qualcosa che non va. Cioè io penso a quello che diceva Spinoza: cioè è interesse dell'uomo diciamo, unirsi con gli altri. cioè... L'uomo che non si unisce con gli altri eh, a un certo punto, eh, come dire, impoverisce il mondo, cioè il tuo maggiore, la tua maggiore affermazione di te lo puoi fare insieme agli altri, ma se tu elimini un po' gli altri anche la tua affermazione di te sarà inferiore, no? Quindi io credo che sia molto importante, e qui è il ruolo dell'educatore, dei filosofi, degli intellettuali, no? Di affrontare seriamente, e culturalmente e non con slogan, ecco, cioè non basta dire il bene, il male, è giusto, no, bisogna affrontare alla radice, secondo me, queste, queste, queste culture e, 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 andare, e andare in profondità. Chiudo dicendo una cosa, no, che eh, devo dire che anch'io stesso eh, come ci sono. Un po' arrivato, mi ha ricordato quello che nel colloquio che ho avuto con, con Liliana. No? Eh, li, 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 Liliana a un certo punto uh, uh, cosa ha detto? Ma lei pensava a un certo punto che. A furia di educare, di educare, di educare, qualcosa cambia, no? Invece uno ci, si rende, ci rende conto che invece eh, il, il male estremo, eh, il, diciamo l'odio, si ripresenta sempre nella condizione umana, cioè non si elimina. Quindi, quello che noi dobbiamo dire è che. A un certo punto Auschwitz non finisce mai, cioè, anche con colori diversi, cioè nella storia umana i genocidi sono sempre stati, sono sempre continuati, non sono stati solo i, i genocidi del Novecento, me li mettiamo in fila da, 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 dagli armeni alla Shoah, alla Cambogia, eccetera. no, l'uomo ha sempre fatto genocidi. Allora è, questa, è, è questo il punto che dobbiamo capire, che la storia di umanità è andata avanti così. E quindi, un po' come diceva il filosofo Jan Patoczka, noi dobbiamo sempre presentare quelle che sono, eh, diciamo, eh, qu che sono le forze della notte, cioè la notte esiste, eh, sono i totalitari che pensano che si abolisce la notte no? e non si racconta la notte, no, la notte c'è sempre in continuazione e questo è il punto, cioè sapere che noi siamo sempre contemporanei al male estremo. Ecco, e basta guardarci attorno, appunto, che il malestremo continua, e anzi tendiamo noi a riprodurlo anche nelle società democratiche, cioè, quindi, e questo, è il, e questo è il grande problema, cioè, che il malestremo è sempre, non, non è finito, C'è cioè, l'idea che dopo la seconda guerra mondiale fosse stato abolito per, per, diciamo, per una presa di coscienza delle nazioni, dopo le cose orribili della Shoah, è una grande valla, il male estremo c'è. E secondo me, questo è il punto secondo me, di maggiore riflessione che noi dobbiamo avere. E questo è il punto, secondo me, anche per noi così, di pensare all'importanza appunto di usare gli tutti gli strumenti possibili per la prevenzione dei genocidi. Eh, parlavamo dei giardini, ma ce ne sono tanti, insomma. Buonasera a tutti. Ho una domanda, una riflessione che vorrei condividere con voi. Mi chiamo Cristina Miedico. e i giorni scorsi, come sapete, a Milano c'è stato Book City. Io lavoro al Mude, che è Mude ospita gli iscritti della Città Mondo, per cui eh, autori, scrittori con background migratorio o eh, discendenti. Mi collego alla riflessione che facevamo prima sulla Migrazione. Per me è stato estremamente stimolante sentire il punto di vista sull'argomento di persone non che devono decidere come accogliere ma che devono essere accolte e si insisteva molto sul fatto che eh, accogliere, aprire, riconoscere i diritti dei migranti dal punto di vista dei paesi che hanno maggiori ricchezze eccetera eccetera non può più e non dovrebbe essere più affrontato come un dovere. Morale, civile, perché siamo Poi società basta, evolute, perché... eccetera, eccetera. Ma in un'ottica di presa di consapevolezza che se stanno migrando la responsabilità è dei paesi che gli chiudono le porte. Perché eh, lo vediamo anche nel museo: sono 500 anni che sfruttiamo argenti, schiavi, eh, beni, petroli, eccetera, eccetera. E non solo il fattore climatico fa sì che alcune parti del mondo diventino invivibili. Lo sfruttamento ha fatto sì che alcune parti del mondo siano diventate per motivi di inquinamento, di sfruttamento invivibili. Eh, lo sfruttamento ha fatto sì che alcuni paesi abbiano perso ricchezze che avrebbero permesso a quelle persone di vivere nel loro paese. Mi chiedo e vi chiedo, perché per me è stato stimolante ascoltarli. Riuscissimo a smetterla di pensare che siamo buoni ad accogliere i migranti o che sia un loro diritto, ma che sia un nostro dovere di restituzione quasi, cioè non so come definirlo meglio. Buonasera, eh, mi chiamo Jean Paul, sono sopravvissuta eh, al genocidio dei Tutsi in Ruanda. Sono insegnante di religione in un liceo della eh, scuola Europa di Milano. E il mio è semplicemente un grazie per il Gariwo, perché quello che fate in realtà ehm, voi rappresentate tantissime persone. E mi è piaciuto tantissimo il discorso della senatrice eh, quando dice che ha iniziato a parlare a 45 anni. Ehm, dico semplicemente. Che è una cosa ovviamente da sopravvissuto, che capisco perfettamente, perché in realtà parlare del genocidio di quello che uno ha vissuto, è una cosa che chiede tempo, modi, e soprattutto eh, che chiede anche un terreno fertile. Quello che volevo sinceramente eh, sottolineare: quindi dicendo che so grazie, eh, eh, diciamo ringraziarvi, ma contestualizzando, quando sento che alla al memoriale hanno ospitato diciamo, eh, i profughi 50 persone. Eh, mi viene di ricordare l'appello del Papa, penso del 2015, quando chiedeva a tutte le parrocchie di raccogliere diciamo, gli immigrati, almeno una coppia. cioè un segnale, perché in realtà ehm, uno che sopravvive al genocidio, quindi eh, adesso mentre si parlava di aver ospitato le persone al binario 21 eh, al memoriale, mi veniva da dire che spesso una persona che sopravvive al genocidio non può ovviamente diventare come tutti ti segna e ti segnala ed è un, diciamo, una, un messaggio cioè, diciamo anche che una, è una missione quello di dire nonostante ci sia quelle due persone che ti ascoltano nonostante si abbia parlato a mille persone come diceva la senatrice Segre io penso che non, non dobbiamo guardare i numeri Dobbiamo guardare invece quei pochi che eh, ci credono anche perché cede un prezzo. Parlare della verità e soprattutto trasmettere un messaggio eh, vero cede un prezzo e sopportare quel, quel prezzo eh, diciamo che cede tante energie che non tutti hanno e quindi dobbiamo accontentarci. Davvero vi ringrazio e ringrazio tutti per quello che fate. Grazie. Se Volevo riprendere quello che ha detto Gebert. Nel 1915, all'epoca del genocidio degli armeni, a Malatya risiedeva il sindaco di Malatya. Si chiamava Mustafa Ara Azizoglu. Quindi lo conosce anche lei. Ecco. Però è una storia interessante perché ehm, vedendo queste carovane. Eh, di cenciosi, di, di distrutti, ammalati, sporchi, eccetera, dei relitti, mosso a pietà, e lui cerca di salvarli, anzi coinvolge anche un tedesco che era, convincendolo, perché il tedesco era alleato ai turchi, eh, di quello che succedeva, e mette in moto un sistema per salvare, mette delle tende. Nella, nel suo giardino, dà a disposizione la casa, Bauerfeld apre il suo e così via. Quindi cerca di fare il possibile. Alla fine della guerra, lui è un devoto musulmano. E mentre prega nella moschea, il figlio Eclen arriva e gli taglia la testa. Ora. Per gli armeni sicuramente il giusto è Mustafa e il figlio, lo è invece per i turchi, perché è un vero nazionalista e crede di edificare la nazione anche con il genocidio degli armeni o specialmente. Però non ha portato fortuna questo nazionalismo estremo. Perché appena finito il genocidio degli armeni è iniziato il genocidio dei curdi, che non è ancora finito. Non solo, andando avanti nella storia, in Turchia hanno vissuto dei periodi terribili: eh, ci sono stati cinque colpi di Stato, ultimamente vediamo guerra in Libia, guerra in Siria, guerra in Iraq e guerra in Karabakh. Ecco, a conclusione la, la lascio tirare a lei dei nazionalismi estremi, cosa succede? Alla Germania più o meno la stessa cosa, è stato un disastro, ha perso la guerra, quindi probabilmente molti altri. Grazie di ricordare il governatore di Malattia come il governatore di Ankara, come altri che hanno rifiutato di fare i carnefici. E per questo io volevo contestare soltanto una cosa che lei ha detto, lei ha detto che Ekrem è eroe per i turchi, per alcuni turchi. Non, non, lui non sarebbe eroe per suo padre, non sarebbe eroe per Orhan Pamuk, non sarebbe eroe per Taner Akcam, quindi per alcuni turchi è eroe, sì. Il sì, per i governi, sì, ma questo è il prezzo da pagare? Per la menzogna. Cioè, è vero che in Turchia si elige al potere partiti che promettano di difendere i turchi contro la verità storica. E questo terrore di svelare la verità fa che a una grande parte dell'elettorato è accettabile che il governo incarcera 40.000 persone, licenzia 100.000 persone, eccetera, eccetera. Vediamo un fenomeno un po' simile in Polonia. Il governo attuale che rifiuta di accettare la verità storica sulla partecipazione di molti polacchi nella Shoah e nel stesso tempo un governo che opprime di più in più il popolo polacco, però protegge i polacchi della verità storica. E questo, cioè il menzogno fa sempre male, il problema è che è molto facile vedere il menzogno altrui, è molto più di difficile di vedere il nostro. E un paio di anni fa partecipavo a Sarajevo in un dialogo interreligioso. Um, sulle religioni e la pace e visto che or ormai la comunità ebraica a Sarajevo è molto ristretta mi hanno chiesto di presentare il punto di vista ebreo durante il la discussione uh, c'erano rappresentanti uh, di cristiani ortodossi, cristiani cattolici e musulmani e tutti si alzavano e dicevano la mia religione è una religione di pace se qualcuno dice che la mia religione può giustificare violenza e guerra, dice delle bugie e insulta la mia religione. E io sentivo questi discorsi e finalmente mi sono detto, beh, caso peggio non mi inviteranno mai più a Sarajevo. E mi sono alzato che, e ho detto che forse vi avrei creduto se non avessi vissuto a Sarajevo durante la guerra e non avevo sentito questo che dicevate ora. E i cristiani e i musulmani... Perché in tutte le nostre tradizioni, la tradizione ebrea inclusa, esistono degli elementi che possono essere usati per giustificare la violenza e il male. E quindi l'obbligo è per prima di guardare dentro la sua tradizione, identificare le fonte del male. E questo è molto più facile da fare dall'interno che dall'esterno, perché noi sappiamo tutti molto bene quali sono le verità che noi evitiamo, che noi vogliamo, non vogliamo vedere, le, le, i menzogni che accettiamo per interesse comune. E per questo io penso che questo esame di coscienza al quale lei si riferiva. Bisogna cominciare a farlo a casa e poi se lo fa a casa, altrui eh, buonasera. Volevo solo fare una piccola aggiunta. Grazie a Garivo perché è veramente una. Un coraggioso progetto perché estende diciamo, il concetto dei giusti, che prima era limitato a, una, a, una, a un obrobrio e a un solo genocidio, a tutte le persone che fanno qualcosa per, eh, eh, per salvare l'umanità o quantomeno per restare umani. E quindi io volevo, come giornalista che si occupa di, da tanti anni di immigrazioni, eh, volevo, mi chiedevo se nel Giardino dei Giusti ci potrebbe essere spazio anche per le donne afghane. Perché le donne afghane che, stanno, che sono riuscite a, a scappare sono donne che hanno lottato per i loro diritti e hanno salvato altre persone. E, e sono donne che, che hanno poi creato una rete, una rete lunga, un sodalizio, una sorellanza importantissima che eh, ci ricorda che, questo, che un, ci sono delle tenebre e che l'ultimo vero genocidio in questo momento in atto è in Afghanistan. E quindi lancio lì una provocazione agli amici di Garivo. <ride> no, mi sembra che le donne afghane, e tante storie di donne afghane, anzi okay. eh, noi dobbiamo promuovere in tutti i giardini, noi le abbiamo già promosse sul sito di Garivo con delle, con delle storie e anzi... Eh, io credo che, dato che io considero che in Afghanistan c'è stata una sconfitta dell'umanità, no? è, è nostro dovere come dire, eh, eh, dare valore a, a chi ha cercato di resistere, perché l'Afghanistan è, è sparita è, dai, dai media, insomma, no? c'erano cioè, i grandi titoli, ma adesso chi, chi si preoccupa dell'Afghanistan? Quindi, eh, accolgo senz'altro questa questa proposta, e spero con lei che si possa anche su questo tema portare avanti una collaborazione comune, insomma, per cui Garevo si apre alla sua proposta. Diciamo che c'è anche un po' di Afghanistan già nel giardino di Milano, perché già abbiamo Sonita Lizadeh, la rapper afghana, la, ragaz la ragazza che eh, si è opposta, quindi che ha scritto una canzone rap eh, per denunciare il dramma delle spose bambine. Quindi, naturalmente, non si tratta del, dell'attuale crisi in Afghanistan. Purtroppo, l'Afghanistan ne vive talmente tante, ne sta vivendo talmente tante che siamo come dire, alla, alla scorsa. Eh, però, sicuramente, al tema femminile sicuramente un'attenzione un che, che garivo che il Giardino dei Giusti e che tutti i giardini dei giusti in Italia e nel mondo hanno, perché purtroppo, come si diceva prima, ci sono tante tipologie che costituiscono il genocidio e purtroppo la, la violazione dei diritti delle donne non, non è una di queste categorie scritte, ma purtroppo le donne sappiamo che sono spesso le prime vittime di, di violenza, di odio, di discriminazione. Quindi sicuramente è importante riflettere su questo. Direi che quindi con questo abbiamo, abbiamo finito il nostro tempo e per, questa, per questo incontro. Eh, ricordiamo che tutte le, ehm, eh, tutti gli interventi, tutte le relazioni di oggi saranno presenti nei prossimi giorni sul sito di Garivo ehm, e eh, ai eh, partecipanti ai Giardini dei Giusti verrà poi nei prossimi giorni inviata una lista eh, con alcuni suggerimenti dei Giusti per la prevenzione dei genocidi, proprio perché questo è anche il tema che vogliamo portare avanti. E suggerire a tutte, a tutte le realtà eh, che lavorano insieme a noi, e naturalmente, appunto, continuate anche a, a seguirci sul sito www.garivo.net anche per scoprire quelli che saranno i prossimi giusti che andremo a onorare a Milano. Grazie mille.